Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Staremo insieme fino alle 10, come ogni venerdì. Il primo ospite sarà Emanuele Esposito, quindi parleremo ancora di animali. Poi ci raggiungerà Edda Vidiz per uno sguardo sulla storia della nostra città, che con tutta probabilità riguarderà questa volta il Settecento a Trieste, o comunque partirà dal Settecento, un secolo, se vogliamo, che, ma ne parleremo dopo, è poco, come posso dire, collegato, diciamo così, alla nostra città, ma che fu comunque importante. Ci collegheremo poi intorno alle 9:30 con il collega del Piccolo Giampaolo Sarti e poi leggeremo, come sempre, il Piccolo e il Corriere della Sera e vi riproporremo alcuni dei servizi andati in onda ieri. Cominciamo però con la pagina meteo, vediamo la situazione generale. Oggi un fronte freddo da nord-ovest passerà sulla regione, nel fine settimana prevarrà l'alta pressione con aria più mite, specie in quota. Per oggi sui monti e sulla pedemontana è previsto cielo da nuvoloso a coperto, su basse pianure e costa nuvolosità variabile, saranno probabili precipitazioni sparse e intermittenti, più frequenti e abbondanti a est. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali in attenuazione dalla sera, sulla costa soffierà vento da sud moderato, dalla sera bora moderata. Ecco, questa è invece la prima pagina del Piccolo, che vede come titolo d'apertura: si apre a tutti gli over 50, a Giugi c'è posto da oggi. 2000 dosi disponibili nel weekend a Trieste e Gorizia, l'invito a prenotare. Ne parleremo di questo perché ieri l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è stato piuttosto, come dire, diciamo piuttosto duro in merito a queste problematiche. Poi vedete che di spalla c'è un servizio su quello che sarà del palazzo dell'ex Ferrovie in piazza Vittorio Veneto e poi Giovanni Tomasin diciamo, aggiunge un capitolo alla questione Polis. Questione Polis che è tornata alla ribalta in seguito alla pubblicazione di un volume che fa un po', diciamo, mette le cose a posto rispetto ad una polemica che si trascina da parecchi anni, da una trentina d'anni, che vorrebbe che le generali avessero, diciamo così, optato per costruire il centro direzionale a Mogliano Veneto dopo l'affossamento, mettiamola così, del progetto Polis, di cui politicamente venne ritenuto responsabile il centrodestra. Ma se avremo occasione vi faremo vedere un servizio che abbiamo analizzato ieri, dove appunto si faceva dal punto di vista del centrodestra. Allora, lo scontro fra tram, chieste due condanne, sentenza a giugno e poi Sistiana, Fari aprirà il bagno Caravella, si parte con gli abbonati. Le storie di Trieste, l'azienda Imperator, la scuola del caffè nel segno di Joyce fra Chicchi e Aromi. E poi ancora le anguille triestine di Sigmund Freud, Veronica Pivetti e ora mi do al giallo. Non credo che questo possa impressionare gli eredi di Agatha Christie. Andiamo invece al Corriere della Sera, vediamo la prima pagina del Corriere. C'è un'intervista con il giocatore dell'Inter Lukaku e poi anche una con Riccardo Muti che parla dei Wiener Fisarmoniker, l'orchestra della mia vita. Vaccini, l'ora degli over 50. Dopo Biden anche l'Europa valuta, questo è un altro discorso, lo stop ai brevetti, ma c'è la frenata della Merkel. Le navi militari della Marina francese, minacce con la Gran Bretagna, la ministra francese che sfida Londra sul mare. Non so se le conviene tanto perché smarcati dall'Unione Europea, gli inglesi adesso possono anche muoversi come ritengono meglio, non lo so, insomma. E poi un'altra tragedia sul lavoro a Bergamo, è morto un operaio che
avrebbe compiuto domani 47 anni e lascia due figli. Ci fermiamo per la prima pubblicità, poi torniamo. Allora rientriamo in studio, 040 31 39 93, il numero di telefono a cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Se volete potete incominciare a chiamare già da adesso e cercheremo anche di leggere le vostre mail il più possibile. Dunque, allora, prima di parlare della questione vaccini, perché ieri sono stati inaugurati due centri vaccinali, due ulteriori centri vaccinali, uno a Muggia, fra l'altro, l'altro a Cormons, c'è da dire che c'è un'informativa di Asugi. Dunque, oggi, domani e domenica sono disponibili circa 2000 dosi di vaccino anti-coronavirus distribuite tra l'area giuliana e quella isontina, destinate alle categorie di cittadini seguenti: persone nella fascia d'età compresa fra 60 e 79 anni non appartenenti alla categoria estremamente vulnerabili, polizia e forze dell'ordine, protezione civile, conviventi e caregiver di persone fragili. Questi posti disponibili sono a Ronchi dei Legionari venerdì 7 e sabato 8 maggio, ad Aurisina sabato 8 maggio e a Muggia domenica 9 maggio. Sono disponibili appuntamenti anche nelle giornate di sabato e domenica all'ente fiera di Gorizia, che è stato, questo centro vaccinale, potenziato con un'ulteriore linea. Si invita anche, Asugi invita anche chi abbia già una prenotazione per la prima dose fissata nelle prossime settimane ad anticipare la prenotazione in queste tre giornate. Allora, questa disposizione, chiamiamola così, di Asugi giunge dopo che c'è stata una riflessione anche per quanto concerne appunto un rallentamento della campagna vaccinale. Se ne è fatto portavoce ieri proprio l'assessore Riccardi, sia a Muggia che poi dopo a Cormons, inaugurando i due centri vaccinali. Riccardi ha anche dato notizia appunto dell'apertura per le prenotazioni anche per le persone che hanno più di 50 anni. Allora, vediamo intanto nel servizio di Marco Stabile, che vedo già pronto, quello che Riccardi ha dichiarato ieri a Cormons. Mentre l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi stava inaugurando questo pomeriggio a Cormons il quarto centro vaccinale in area Asugi in pochi giorni, ecco arrivare le indicazioni nazionali da parte del commissario all'emergenza Covid Figliuolo circa le prenotazioni dei vaccini. Da lunedì dovrebbero aprirsi solo le prenotazioni anche per le persone dai 50 anni in su. Insomma, da lunedì facciamo sto 55-59, a parte che le disposizioni del commissario sulle prenotazioni, che sono di qualche minuto fa, parlano anche della fascia dei 50, quindi adesso esamineremo anche queste cose. È chiaro che l'apertura, che noi abbiamo sempre sostenuto, diventa l'altro canale nel quale cercare di incentivare le persone ed avere una maggiore adesione che scontiamo in maniera più limitata rispetto alle altre regioni. Dai medici di base che operano in prima linea effettuando anche vaccinazioni a domicilio emerge però che i parenti o caregiver degli stessi anziani decidono molto spesso di non accettare di farsi vaccinare. Sì, questo è l'elemento che portiamo a casa come osservazione nel corso di questi giorni. Questo dimostra anche un'altra cosa, che l'elemento AstraZeneca era uno degli elementi, ma qui stiamo parlando di altro, quindi stiamo parlando di persone che stanno al di sotto dei 60 anni, che vedono i loro genitori vaccinati, che potrebbero vaccinarsi con Pfizer, quindi non con AstraZeneca, o con Moderna, e non lo fanno. Infine, un pensiero sull'altro centro vaccinale aperto nell'Isontino, a Cormons appunto, e anche sulla piega che sta prendendo la questione dell'adesione alla campagna vaccinale. Sì, è il quarto aperto in questa settimana dalla Giuliana Isontina.
ormai raggiungiamo circa una cinquantina di strutture vaccinali nell'intera regione, diciamo che la potenza di fuoco supera anche le dimensioni dell'obiettivo target che il commissario ci ha dato. Ormai anche la disponibilità delle dosi comincia ad allinearsi rispetto alla potenzialità dell'obiettivo e riscontriamo purtroppo un rallentamento nell'adesione alla campagna vaccinale. Oggi il problema è quello di lavorare sulla convincere le persone a come il vaccino sia il vero strumento di contrasto del virus. Allora, questo ieri Riccardi. Qual è il problema? Il problema fondamentalmente, Riccardi lo ha detto anche a Muggia, ok, dice l'assessore, la questione AstraZeneca può avere ritardato, può avere, diciamo così, reso più d'uno perplesso rispetto al vaccino, però i numeri che vengono dati, come dire, ci dicono che c'è una sorta di ritenzione, mettiamola così, di renitenza da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che va oltre la stessa questione AstraZeneca, quindi insomma il problema è leggermente diverso e per quanto concerne appunto la campagna vaccinale un pochettino preoccupante. Ma ieri è stato aperto anche il centro vaccinale di Muggia, che sta nella palestra Pacco. Vediamo anche il servizio di ieri. È in funzione a Muggia la palestra Pacco, uno dei nuovi centri vaccinali allestiti dalla Regione attraverso l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La struttura, ottimamente segnalata per consentirne il raggiungimento anche a chi non fosse pratico del borgo istroveneto, vaccinerà i cittadini di Muggia, di San Dorligo della Valle e anche alcuni triestini. Asugi dunque amplia il numero delle strutture per far fronte agli obiettivi fissati. Più vicino si va alle persone, più dovrebbe aumentare l'adesione. Questo è uno sforzo sulla prossimità che stiamo facendo, è evidente che però per fare questi sforzi bisogna avere dimensioni adeguate, strutture adeguate e soprattutto un'adesione importante. Il centro vaccinale di Muggia, situato in via D'Annunzio, sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 19 e con una media di un vaccino ogni 6 minuti garantirebbe 660 inoculazioni quotidiane. Lo schema è quello per certi aspetti consolidato, accettazione, triage, inoculazione e cosiddetto spazio riposo. Durante l'informale inaugurazione della struttura, il sindaco di Muggia Laura Marzi, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e il direttore generale Asugi Antonio Poggiana hanno sottolineato il lavoro congiunto di tutte le forze istituzionali e volontarie che garantiranno il funzionamento del centro. Poggiana poi ha rivolto un ulteriore appello inteso a non vanificare quanto si sta realizzando per affrontare la pandemia attraverso l'unica arma che può aiutare tutti ad uscire da una situazione drammatica come quella che stiamo affrontando. In questi ultimi giorni di questa settimana sono ancora disponibili circa 2.000 posti prenotabili, quindi invito la popolazione veramente ad anticipare chi è già prenotato e chi non si è prenotato a prenotarsi. Quindi l'appello del dottor Poggiana fa anch'esso riferimento a quanto dicevamo prima. Allora, e per quanto concerne il centro vaccinale di Muggia, abbiamo alcuni dati che ieri pomeriggio ci ha inviato l'assessore De Col. Allora, i vaccinati erano poco meno di 600. Pochi sono stati quelli che non si sono presentati avendo prenotato il vaccino e le vaccinazioni sono garantite da 26 sanitari e da 15 volontari a supporto. Questi sono i numeri che riguardano il centro vaccinale di Muggia. C'è poi anche una nota dell'assessore comunale Polli per quanto riguarda la questione della raccolta differenziata sollevata da Alessandra Richetti, presidente della stessa circoscrizione e candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. L'assessore Polli sottolinea come
Trieste, per dimensioni, caratteristiche urbanistiche e morfologiche, non è paragonabile ad alcun capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Conseguentemente anche la raccolta differenziata è soggetta a vincoli e problematiche del tutto peculiari. È sotto gli occhi di tutti il balzo evidente nella percentuale di raccolta differenziata compiuto negli ultimi anni in città, con una risalita dal 28% del 2013 al 45% del 2020, un dato che sconta almeno un paio di punti percentuali a causa della chiusura dei centri di raccolta, a causa della pandemia, della scorsa primavera. In una comparazione omogenea, almeno per popolazione rispetto alle città superiori ai 200.000 abitanti, Trieste è piazzata nella media dei centri considerati, con un trend di crescita costante negli ultimi anni. Questo è quanto ha dichiarato l'assessore Polli in linea generale. Chiedo scusa. Allora, andiamo a vedere andiamo un po' nelle pagine interne del piccolo. C'è la questione dei brevetti dei vaccini, no? Il presidente degli Stati Uniti Biden aveva proposto una liberalizzazione che arriva sul tavolo dell'Unione Europea. La von der Leyen dice: siamo pronti a discuterne. C'è un'alzata di scudi da Big Pharma e anche la cancelliera Merkel è piuttosto perplessa. Gli Stati Uniti devono però, secondo la commissaria Kyriakides, sbloccare l'export e troveranno una Unione Europea aperta al dialogo. E da Figliuolo arriva il via libera alle vaccinazioni per i cinquantenni. L'Italia è senza zone rosse, da lunedì tutte le regioni sono gialle tranne Val d'Aosta, Sicilia e Sardegna. Questo è colori probabili, per dire la verità, insomma. Quindi Val d'Aosta, Sicilia e Sardegna arancioni, tutto il resto del nostro paese sono gialle. Pfizer, BioNTech e Moderna efficaci contro varianti più temute, sempre per quanto concerne i vaccini. Ed eccoli qua, vaccini, 2000 posti liberi nel weekend, oggi la decisione sulla fascia 50-54, vedete che c'è due pagine praticamente del piccolo dedicate alla situazione del coronavirus in Friuli Venezia Giulia e ci sono parecchie casistiche, chiamiamole così. Questa è quella più dirimente per certi versi. Quale siero mi verrà dato? E se ne chiedo un altro? Allora, Pfizer o Moderna sono previsti per le persone a elevata fragilità in lista d'attesa per trapianti, trapiantati e disabili gravi. Per i conviventi e caregiver con più di 60 anni, AstraZeneca. Per le persone tra i 60 e i 79 anni che non sono estremamente vulnerabili, Vaxzevira. Per gli under, che poi AstraZeneca. Per gli under 60 appartenenti alle categorie dei servizi essenziali prenotati per la seconda dose c'è AstraZeneca, mentre chi deve ancora ricevere la prima dose avrà Pfizer o Moderna. Per i soggetti tra i 18 e i 59 anni con patologie croniche e le persone tra i 55 e i 59 sani, prenotazioni quelle partono dal 10 maggio, Pfizer o Moderna. Per il personale non sanitario over 60 AstraZeneca, sotto i 60 anni, eccolo qua, in caso di rifiuto di AstraZeneca si potrà prenotare in base alla disponibilità un altro vaccino, ma il problema di fatto non si pone perché ormai per chi ha meno di 60 anni vengono somministrati Pfizer o Moderna. Per il monodose Johnson & Johnson valgono gli stessi criteri di utilizzo indicati per AstraZeneca. Ma comunque, insomma, sul piccolo ci sono queste due pagine con tutto quello che vi è da sapere. Allora, il signor Pierpaolo ci manda una mail, dice: continua a consigliare per esperienza personale di fare i vaccini. Il coronavirus, sempre che venga superato, lascia
strascichi non indifferenti. Una volta guariti non è finita, molti malesseri, emicrania, dolori muscolari, problemi ai polmoni, affaticamenti per ogni piccolo sforzo, malumore, accompagnano per mesi e mesi, rovinando pesantemente la qualità della vita. Questo il signor Pierpaolo lo scrive per esperienza personale. Non siate schiavi di internet, non ascoltate chi si scaglia a priori contro la scienza, usate la testa, prenotate e vaccinatevi, dice appunto il signor Pierpaolo. Allora, andiamo avanti, parliamo di un'altra questione che, diciamo così, insomma, in questi giorni si è affacciata all'attenzione della cronaca cittadina, ed è la questione che riguarda il caso Polis Generali. Che cosa è successo? Sapete che all'inizio degli anni 90 c'era questo progetto, il progetto Polis, che, insomma, detto in soldoni, avrebbe consentito alla città di entrare in Porto Vecchio con un notevole anticipo rispetto a quello che si sta verificando. Bene, il progetto naufragò, la leggenda metropolitana attribuisce al centrodestra la responsabilità, diciamo così, del blocco del progetto. Qualche giorno fa è uscito un libro che sta rimettendo le cose a posto. Ieri abbiamo intervistato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Alberto Polacco, che ha espresso l'opinione del centrodestra, precisando anche altri dati. Rivediamo il servizio. Finalmente qualcuno ha reso noto di come sono andati i fatti e ha reso giustizia non solo ad una componente politica, un centrodestra che quindi non ha nessuna colpa e respinge con forza le accuse del No Sepol, ma rende giustizia alla città. Il libro Il lungo viaggio del leone di Trieste di Ezio Martone, i cui temi erano stati anticipati da Tele4 una decina di giorni fa, comincia a far discutere la politica. La ricostruzione del caso Polis, che di fatto assolve il centrodestra cittadino dall'accusa di non aver consentito alle generali di insediarsi in Porto Vecchio e di aver spinto la compagnia, per ripiego o per ripicca, a realizzare la sede di Mogliano Veneto, farebbe secondo alcuni giustizia di una leggenda metropolitana creatasi quasi immediatamente e venutasi a consolidare in seguito, come sottolinea il capogruppo forzista in Consiglio Comunale, Alberto Polacco. Generali ha desistito dal spostarsi in Porto Vecchio e quindi attivare la sede di Mogliano Veneto per dei fattori che nulla hanno a vedere con la politica triestina. La pubblicazione del libro e il dibattito che attorno ad esso sta nascendo consentono a Polacco di chiudere una vicenda a cui il centrodestra ha preferito non replicare negli anni, ma anche di sottolineare un altro aspetto della vicenda, ovvero il rapporto dello stesso centrodestra triestino con lo sviluppo del Porto Vecchio, anch'esso, se vogliamo, disegnato male e non senza secondi fini, secondo l'esponente forzista. Con il centrodestra il Porto Vecchio rinasce, ed è oggettivo, perché questa amministrazione con il nostro sindaco ha puntato tantissimo. A breve avremo anche il consorzio di gestione, dove, ripeto, il comune ha il 50% più uno delle quote per volontà anche di Forza Italia, che ha voluto fermamente che il comune guidi questo consorzio. In conclusione, Polacco sottolinea come l'atteggiamento delle stesse generali nei confronti della città sia improntato ad una collaborazione più che fattiva, prospettive di sviluppo alla mano. Generali vuole investire in un big data, come si vuol dire, in un centro di elaborazione fondamentale per l'operatività di tutto il gruppo, che è veramente noto ed è l'orgoglio di questa città. Andiamo avanti con la lettura delle pagine interne del Piccolo. Allora, qui c'è la questione che ieri abbiamo trattato con un servizio delle frodi sulle mascherine. La Guardia di Finanza di Gorizia ha effettuato un nuovo sequestro di 50 milioni di pezzi. Poi c'è anche c'è un servizio di Andrea Pierini sui ricoveri, che sono scesi in pochi giorni, occupati solo 7 dei 26 letti.
il direttore della pneumologia di Catinara Confalonieri. Negli ultimi giorni niente arrivi di patologie acute, speriamo che il virus si comporti come lo scorso anno, per ora le indicazioni sono queste. Il Piccolo poi fa anche dedica una pagina anche al Green Pass, cioè da come a partire dal 15 maggio cambierà il modo di viaggiare. Diamo una lettura proprio dei punti principali: verso l'eliminazione dell'obbligo di quarantena per gli arrivi dall'estero. A livello nazionale il passaporto sostituirà i certificati di guarigione, passaporto parliamo di questo Green Pass. Una piattaforma tecnologica raccoglierà i dati dei viaggiatori, viene rilasciato a tutti questo Green Pass dopo la seconda dose, si scarica online o lo si richiede al Dipartimento il certificato di guarigione, e invece per la vacanza c'è obbligo di prenotazione per treni, pullman e traghetti. Andiamo avanti, altra pagina. E qui le nuove aperture: dal pranzo in sala al tuffo in piscina, i dati spianano la via alle nuove aperture. Quindi, insomma, per quanto riguarda le attività sportive e anche bar e ristoranti, questa era una tabella di marcia che era stata già indicata qualche tempo fa e che vede appunto, andiamo di ingrandire la pagina così anche voi potete, bar e ristoranti riaperti ai clienti anche all'interno dalle 5 alle 18, per asporto fino alle 22, ripartenza delle attività sportive al chiuso e riapertura di stadi e palazzetti con capienza limitata, questo dal 1 giugno. Già dal 15 maggio, appunto, via la quarantena obbligatoria per chi entra in Italia da un paese dell'Unione Europea, spostamenti permessi fra zone gialle o con pass verde fra zone di colori diversi, visite a parenti e amici anche da parte di 4 persone, centri commerciali aperti anche nel fine settimana e via libera alle piscine all'aperto. Dal 1 luglio nelle zone gialle ripartenza di convegni e congressi, riapertura di centri termali non solo a scopo sanitario, parchi tematici e di divertimento. Quindi insomma pian piano c'è un cauto ritorno alla normalità. Invece per esempio a Belgrado c'è stata una folla per vaccinarsi, perché a chi si presentava veniva dato un buono da 25 euro ed è stato necessario l'intervento della polizia per scongiurare il caos. Ci fermiamo per la pubblicità, poi sarà con noi, come ogni venerdì in questa fascia oraria, Emanuele Esposito. Allora, eccoci di ritorno, siamo in diretta, siamo in compagnia di Emanuele Esposito, come ogni venerdì, e anche di Sky. Sì, esatto. Allora, mi ha detto prima che è una Golden Retriever linea americana. Sì, cosa significa? Due linee, diciamo che le razze si distinguono in linee, per esempio chi ha i Retriever conosce benissimo la differenza fra linea da lavoro e linea da bellezza. Linea da lavoro sono cani molto più piccolini, più snelli, più agili, perché sono cani che dovrebbero fare un tipo di lavoro nei boschi, magari intrufolarsi dentro magari degli arbusti per cercare quelli che sono dei riportelli o dei dammi, sono a forma di animale, alla fine vai a richiamare il loro istinto della predazione, della caccia, di riportare la preda, no? Quindi sono cani un poco più piccolini, sia Golden Retriever che Labrador. E poi dopo i Golden Retriever, per esempio, c'è la linea sia americana che inglese, europea, e differiscono fisicamente per lo più. La linea americana è un po' più bassa e allungata, la linea europea è un po' più alta e longilinea, la linea americana è un po' più massiccia,
diciamo, anche nell'immaginario che abbiamo dell'americano medio, un po' più massiccio. Ah, sì, ecco, sì. Esatto, e quindi sono così. Poi il pelo un po' diverso, delle caratteristiche anche diverse, poi ci sono le linee, poi ogni allevatore seleziona delle linee in base a quelle che sono le caratteristiche che ritiene più idonee per... E magari vincere durante gli show, quando fanno le mostre canine, ognuno seleziona quella che è la caratteristica migliore. Allevatori che hanno alle spalle 50-60 linee di sangue selezionate in modo da predisporre anche poi gli incroci, perché c'è sempre da ricordare che ci sono delle regole ferree su quelli che sono gli accoppiamenti, no? Le fattrici, come si chiamano, quindi le mamme, non possono fare più di una cucciolata ogni anno. E in realtà dovrebbero farne uno ogni due, in modo da dare tempo di recuperare dalla gravidanza, eccetera, cioè dallo stress, anche perché comunque è uno stress anche per quando hanno dei cuccioli. E quindi, per esempio, in Italia c'è un limite di 4 fattrici che possono fare cucciolate ogni anno. Quindi, per fare tante cucciolate, bisogna o hai tante fattrici oppure lo fai in maniera scientifica, selezioni le linee, magari costa un po' di più il cucciolo, però riesce a dare. Brutto da dire, è un prodotto. E alla fine io dico sempre: il cane si acquista, è un prodotto, noi siamo i proprietari. La lunga quello è, sì, sì. Quello, no? Io dico sempre che noi siamo proprietari, non siamo i padroni, come tanti dicono, ma siamo i proprietari, perché il termine proprietario sottintende anche le responsabilità di qualcosa. Sì, questo è quello. Al di là che ai bambini gliela spieghi perché. Diciamo il padrone è brutto da dire perché dà un senso di dominanza, di costrizione, invece proprietario hai delle responsabilità, hai dei diritti e dei doveri e quindi riesce a far capire anche ai proprietari veri che ci sono delle responsabilità. Allora abbiamo già una mail, ripeto, ecco. 040 31 39 93 l'indirizzo di posta, il numero di telefono svegliatrieste@tele4.it. Si vede che io sono avventizio qua, invece è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, una signora chiede, riguardo un cane anziano, vorrei sostituire il collare con una pettorina per alleviare il collo del cane. Certo. Cosa suggerisci? Allora, bisogna capire un attimo il cane se tira troppo o meno, perché comunque con la pettorina vai a sollecitare delle zone, probabilmente spalle, torace, busto, e bisogna vedere il cane in che condizioni è, per quale motivo la signora vuole limitare il collare. Se il cane tira troppo, effettivamente potrebbe essere perché comunque il collare tende poi a creare dei problemi alla trachea. Infatti i cani che tirano troppo dopo si chiama il collasso della trachea, quindi la trachea si va a schiacciare. Ci sono delle operazioni complesse, devono inserire in pratica un tubo dentro la trachea del cane in modo da far respirare il cane, con chiaramente un intervento molto complesso, costoso e in termini di recupero anche complicato, e soprattutto poi delle attività che può fare il cane bisogna stare molto attenti, ecco. Quindi ci può stare, sarebbe da vedere quanto tira il cane, perché dopo non gli si creino dei problemi articolari, no? La pettorina, adesso detta così, immagino sia il tipo di soluzione che noi magari vediamo per i cani guida o no? Sì, o allora la pettorina, questa qua, che per esempio è Sky, vieni qui, Sky, ecco qua. Allora, questa qua è una pettorina stile norvegese, ha questa banda davanti, ecco questa qua. Ah, ho capito. Che va sulla parte, diciamo, spalle e torace, avvolge appunto il torace. Poi c'è una pettorina d'H che si chiama così proprio perché forma una H che si chiude lungo il corpo. Lì ci sono altre pettorine per esempio chi fa trekking o cani cross, cioè quando ti fai tirare dal cane, o sled dog quando ti fai tirare da una slitta o una bicicletta, che hanno degli intrecci che vanno proprio a diciamo dissipare quella che è la trazione su tutto il corpo del cane, in modo da evitare strappi e così. Poi ci sono le pettorine, cioè i guinzagli con l'ammortizzatore, che permette quindi di ammortizzare magari il tiro se il cane tira troppo e il proprietario non ha sta spalla che poi la lunga ti inizia a pesare. E invece, per esempio, per i non vedenti... sono delle pettorine proprio da lavoro, come noi per esempio chi fa salvataggio, abbiamo delle pettorine specifiche per il salvataggio,
e dei galleggianti specifici, chiaramente quelli che fanno i cani guida per ciechi è una pettorina molto più complessa, tra l'altro con un peso diverso per quello che i cani vanno abituati, perché c'è un peso, devono capire anche la percezione del loro corpo, perché se un cane si deve fermare alle strisce pedonali e mi va mezzo metro più avanti è un problema, perché probabilmente la persona segue, no? Quindi bisogna stare attenti anche a quello. Il cane di solito non ha molta percezione del proprio posteriore, dalle spalle in poi, infatti ci sono, adesso è nata tutta una disciplina del dog balance che permette al cane di, al di là, è una cosa che deriva in realtà dalla fisioterapia, però si è visto che aiuta molto il cane ad avere una percezione del proprio corpo e a utilizzarlo e conoscere appunto la parte posteriore. Tante volte il cane si dimentica, quindi anche quando magari uno vede coi bambini, il cane è superato il bambino, magari scodinzola o dà un colpo di sedere, il bambino cade, no? Perché sì, sì, non hanno questa percezione. Oppure ci sono le scene in internet, si vedono i video di questi cani che passano magari in un campo minato da bottiglie, e la parte, le zampe davanti sono molto attenti, però poi appena passano le zampe davanti col posteriore tirano giù tutto. Ah, già, è vero, sì, questo è una cosa cui non si sulle quali non esatto. Si riflette più di tanto, no, oggettivamente. Infatti, bisogna essere bravi in questo. Allora, qui c'è una mail, però riguardo un altro persona, vabbè, penso che possiamo rispondere. Dunque, in merito all'appuntamento per la seconda vaccinazione, è possibile anticiparla? Credo di no. Perché si può eventualmente anticipare la prima vaccinazione, sì. Però siccome tra la prima e la seconda vaccinazione deve trascorrere un certo periodo di tempo ben definito, sì. Credo che non sia, no, penso di no. Non sia penso possibile. Di no. Anzi, adesso da quello che ho visto forse si allunga anche un po' il periodo. Sì, tra l'altro, questo... Quindi è proprio... Questo è anche... Sì, sì. Quindi direi proprio di no. Ecco, se uno ha una prenotazione per... che si è capitata a gente che conosco, per i primi di giugno, aveva una prenotazione per i primi di giugno, ha potuto questa persona anticiparla, credo, a metà maggio, ma si tratta della prima vaccinazione. Per quanto riguarda volevo chiederti questo, sì. Per quanto riguarda le razze, no? Sì. Ce ne sono tantissime. Sì. Volendo acquistare, io uso questo termine, insomma, che forse non è elegante, ma quello è. Io dico, ormai sono due mesi qua e dico sempre, l'adozione è una missione, no? Perché c'è una doppia responsabilità, perché tu stai prendendo qualcosa, sì, perché hai voglia di prendere, ma devi essere conscio che quel cane molto probabilmente ha subito dei traumi, avrà delle fobie, avrà dei comportamenti che saranno da correggere dovuti al passato, o al passato recente se magari è stato abbandonato o è stato dato un canile per impossibilità da parte dei proprietari originari di tenerlo più, oppure per quella che è la memoria genetica, perché i cani hanno diverse memorie. Importanti sono la memoria genetica, che è quella che tramandano i genitori, per esempio il motivo per cui io che vado nelle scuole o faccio attività in mezzo a tante persone, preferisco avere cani che vengono da allevamenti, perché sono certo al 99% che non ci sia aggressività genetica. Quando prendo un cane da un canile io non so la storia dei genitori e questo è un problema. E poi appunto ci possono essere quei traumi, quindi è una responsabilità doppia, perché tu stai facendo sì un qualcosa per te, ma stai salvando quel cane. E devi essere consapevole che se tu riporti poi quel cane lì in canile perché magari non sei più contento, convinto, ha questi comportamenti che tu non avevi messo in preventivo, rischi di creare un danno quasi irreversibile a quel cane. Quindi è una doppia, io dico sempre, è una missione. Quando prendi un cane ed è un canile, è una missione. E quindi poi chi ha invece determinata necessità, io consiglio di acquistarlo, perché proprio sai la razza. Ecco, su questo magari torniamo dopo, perché esatto, c'è una telefonata, diamo spazio, certo, poi sì. Per questa è più che altro una mia curiosità, certo. All'altro. Sentiamo la prima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Per cortesia, volevo parlare col signor Esposito. Prego. Sono qui. Grazie. Mi dica. Allora, avevamo in famiglia una cagnetta che stava male, aveva 13 anni. Allora, portata in clinica dei cagnetti, e io trovai la glicemia, glicemia alta. Naturalmente la c'è stata là,
La spesa non era indifferente per noi padroni, chiamiamo, no? Bon, io ho consigliato di fare la puntura, quella che è per i diabetici. Sì, l'insulina. Sì, e naturalmente per fortuna che abbiamo a casa un'infermiera che c'è al bullo, e la che fa è la cagnetta si ha un poco ripreso, però non la vuol mangiare più le crocchette che gli dava, e cosa, quel che ha ordinato, chiamiamo la veterinaria, sì, perché era una dottoressa, non le piace, e la ha calato tanto di peso. Bon, dopo gli dava l'umido, e quell'ora che andava bene. Cosa si deve fare adesso? Bisogna trovare il sistema. Ci sono anche delle vitamine che vengono date ai cani, sempre dai veterinari. Io su queste cose qua dico sempre consultate il veterinario. Ci sono anche delle vitamine che vengono date ai cani per aumentargli la fame, e quindi a un certo punto il cane, l'istinto, lo porterà a mangiare. E la vitamina chi deve dargliela? Com'è? La vitamina deve prescrivere un veterinario? Sì, assolutamente. Comunque tutte queste questioni sono mediche, vi posso dare delle indicazioni, ma sempre il consiglio è si parla col veterinario, anche perché prescrive lui, lei, eventualmente il farmaco o la vitamina in questione. E sull'alimentazione è un problema, perché un cane che per 13 anni ha avuto un certo tipo di alimentazione, cambiarlo non è difficile, i cani sono abitudinari a un certo punto, anche, ripeto sempre, il cane ha uno stomaco che ha... Ma non più il mangiare che gli dava? Sì, appunto, cambiare per il cane comporta anche uno stress fisico, perché... Ah, ecco. Perché i cani hanno uno stomaco che predispone gli enzimi specifici per quel tipo di alimento. Nel momento in cui noi cambiamo l'alimento al cane, gli andiamo a creare uno scombussolamento, il motivo per cui quando si cambia cibo, che non andrebbe fatto con determinati criteri, poi vediamo le deiezioni del cane diverse, magari un po' più liquide, perché proprio il cane non ha assimilato gli alimenti come dovrebbe, quindi così la digestione ci mette un po'. Quindi in questo caso magari quello che posso dire è parli col veterinario, gli dica che il cane non mangia questo tipo di alimento, si cerca qualche altro alimento che possa aiutare, mescolando magari qualche funziona la ricotta, il tonno, qualcosa insieme alle crocchette. Com'è? Quello che gli piace alla cagnetta. Esatto, bisogna trovare qualcosa che stimoli di più il cane, lo si mescola bene con le crocchette, per quanto poi loro sono selettivi, perché tante volte che i cani vede che quando gli nascondi la pastiglia, magari una medicina nella ciotola, riescono a mangiare tutto anche in 10 secondi, lasciando soltanto quel che va bene. Esatto. Questo è da tentare, da trovare un qualcosa che aiuti il cane, ripeto, magari qualche vitamina o un alimento giusto che... Adesso la si è ripreso, la si è più vivace, la baia, ecco, diciamo... Diciamo che comunque quando il cane inizia a essere più vivace e attivo, poi comunque la fame arriva. E bisogna temporeggiare o trovare quel tipo di alimento così. Il cane non si lascerà morire di fame, questo è sicuro, quindi a un certo punto si sblocca, però se uno vuole far prima parla col veterinario e anche un altro veterinario, io dico sempre, se uno non ha la sicurezza o non riesce a trovare la soluzione con quel veterinario da cui è abituato ad andare, nulla vieta di andare da un altro che magari per un percorso professionale, per esperienza sua, alla fine come funziona la medicina per noi umani, ha delle conoscenze differenti e quindi riesce a risolvere il problema. Ok, va bene? Grazie. Buongiorno. Grazie alla signora. Allora, dunque, mail. Sì. Questa riguarda le vaccinazioni. E serve ancora presentarsi al momento del vaccino con la documentazione compilata o la si può fare sul posto? La si può fare sul posto, però è meglio arrivare con con i documenti già compilati, perché così si sveltiscono le operazioni, che tra l'altro, devo dire la verità, vanno abbastanza veloci di loro. Dunque, allora, la signora della pettorina che aveva scritto prima dice riguarda un cane golden retriever anziano, non tira e sembra soffrire anche al collo. Allora sì, una pettorina può andare bene, assolutamente. Sì, sì. E invece c'è un'altra mail,
Allora, qui è una roba che sai tu, io già me perdo. Allora, chiedo al suo ospite di parlare dell'attenzione che devono avere i proprietari dei cani quando portano a spasso i loro cani, stiano attenti al forasacco. Sì. E se può spiegare cosa succede se il cane lo aspira o gli entra nelle orecchie. Allora, anche in realtà non solo nelle orecchie, ma anche fra i polpastrelli. I forasacchi sono quelle sorta di spiga di grano. Ah sì, allora so di cosa. Esatto, sono quelle cose lì che sono pericolosissime perché quando i cani li aspirano, gli si infilano sotto pelle. Mm-hmm. Quindi sia nelle orecchie, sia tra le zampe e nel naso, poi è un dramma perché comunque tira fuori, bisogna andare da un veterinario che deve intervenire in modo chirurgico, non nel senso che deve aprire il naso, ma deve intervenire in maniera precisissima perché sennò vai a danneggiare un organo fondamentale. E, essendo un corpo estraneo, come tutti i corpi estranei che possono finire sotto pelle, poi dopo creano delle infezioni e rischi di dover intervenire poi lì sì chirurgicamente per asportare tutto quello che magari si è creato dal pus o magari peggio, ecco. E quindi, tra l'altro, questo è anche il periodo, no? Esatto, questo è un periodo, tante volte il discorso è sempre quello, quando abbiamo il cane dobbiamo conoscere i rischi e se sappiamo che magari c'è una zona, per esempio veleno per topi che il cagnolino piccolino potrebbe riuscire a mettere dentro il muso nelle trappole, forasacchi, stare attenti dove ci sono i nidi di processionaria, io mi allontano da quel tipo di albero lì e magari cambio strada. Bisogna stare sempre attenti, conoscere il pericolo, conoscere, e quindi è il motivo per cui quando siamo con i cani è meglio evitare di tenere il cellulare in mano, ma seguire il cane, anche perché, e anche questo, quando portiamo il cane a spasso, stiamo parlando di quel quarto d'ora, 20 minuti che facciamo al mattino, la sera, di solito la passeggiata dell'ora di pranzo è un po' più breve, sono 20 minuti, riusciamo a sopravvivere forse senza tenere in mano il cellulare, ecco, no? Quindi quando siamo in bosco, anche nelle passeggiate, poi tante volte vedo in bosco chi è col telefono nel bosco, quel cane che va per conto suo, e quindi poi ricordo che invece a Trieste sono poche le zone dove si può andare senza guinzaglio e bisogna stare attenti perché ormai in bosco anche la pandemia ha fatto crescere esponenzialmente il numero di rider e biker, ciclisti e corridori, quindi ci troviamo nel bosco magari che arrivano biciclette anche certe volte un insomma, po' esagerano, sì, anche esagerano anche sì. Ecco e quindi magari il cane è il passo anch'io in mezzo. quando andavo in bicicletta o dove potevo per i sentieri del Carso, ciò mi lanciavo. Certo, ecco. Sì, però so che è difficile crederlo, ma insomma. No. Comunque è pericolo e quindi il cane va tenuto a guinzaglio, anche perché c'è sempre da ricordare, il guinzaglio non bisogna vederlo come una costrizione per il cane. Se uno ha questa percezione qua, può anche andare nelle aree cani, quando non ci sono cani lo lascia libero. Quando trovare delle zone dove si può andare, ci sono dei campi privati che costano poco, se uno vuole far correre il cane e dargli questo sfogo, giocare in un determinato modo, lo può fare, però ricordiamoci che il guinzaglio, al di là dell'obbligo di legge, è davvero una sicurezza che noi abbiamo, è come la cintura di sicurezza in auto, no, ci siamo abituati a capire che è una sicurezza nostra, non è un obbligo di legge inventato così, perché... Ecco, salva la vita. In questo caso anche il cane potrebbe, al di là di scappare se magari vede qualcosa che gli può interessare, o correre dietro al ciclista o alla persona in bicicletta, per chi gli attiva nel cervello la predazione e quindi lo rincorre per gioco, chiaramente, anche per morderlo o altro. Però vai a recuperarlo, magari siamo vestiti anche un po' più tranquilli, noi metterci a correre dietro uno non è il massimo. Ecco, quindi poi tra l'altro se noi siamo a passeggiare e lui a correre vuol dire che c'è anche una differenza atletica probabilmente e quindi non riusciamo neanche a stargli dietro. Ecco, no? Tante volte ho visto persone magari che tornavano indietro, il corridore che veniva inseguito dal cane tornava indietro dalla persona per far fermare il cane e poi ripartiva. Ecco, bisogna stare attenti. Ecco, per quanto riguarda i guinzagli, no? Sì. Ma ci sono ancora, io ricordo una volta un mio amico parlando, io non so come si chiamino quei guinzagli. Flexi, sono quelli che si allungano. Quelli che si allungano, dice uno magari ha il guinzaglio in mano a servola e il cane nel frattempo sabarcola. Esatto. Mi pare che sono legali, sì. Ma perché questo? In realtà...
ripeto, il guinzaglio per legge, il cane deve stare 1,5 metri da noi. Quindi il guinzaglio dovrebbe essere lungo 1,5 metri. Per un cane come Sky, il guinzaglio di 1,5 metri va benissimo, perché diciamo è un cane alto, ha un'altezza media, quindi il mio 1,5 metri di guinzaglio gli permette di andare effettivamente a 1,5 metri più il mio braccio, altro metro da me. No. Il problema qual è? Quando c'è un cane piccolo, stai così, cioè devi star piegato se hai un guinzaglio di 1,5 metri, perché sennò il cane è 1,5 metri, se tu ci metti la tua gamba ti sta attaccato al piede, non può farlo. E quindi il Flexi era nato per quello, per i cagnolini piccoli. Il problema è che da 3 sono passati a 5 metri, ci sono quelli a 10, ci sono quelli doppi. Ci sono quelli doppi che hanno un sistema di rotazione che permette ai fili di non invertirsi, di non attorcigliarsi. E questo poi dopo appunto ti ritrovi la persona che parla con un signore e il cane che sta da un'altra parte. Ecco, bisogna sempre là, attenzione al cane, non il fatto che ci sia una cosa lecita, per esempio in bosco c'è chi ha paura del cane gli scappi e hanno le lunghine che sono semplicemente dei guinzagli o delle corde che arrivano fino a 10-20 metri, così sai sempre che il tuo cane è legato, però può andare in avanti e perlustrare lontano da te. Ecco. Ma per esempio, io vedo, soprattutto per i cani appunto di taglia come Sky, una taglia medio-grande, sì. Anche dei guinzagli che mi sembrano, adesso per l'amor di Dio, sì. Poi io non capisco, quasi di gomma per dire la verità, sì, sono poco eleganti, ma questo magari non è un... perché basta che funzioni. No, beh, ma lì cioè, ci sono mode anche in quello, cioè, dalle pettorine ai guinzagli è un mondo, è un mercato... colori, tipologie. Ma per esempio ci sono delle, come posso dire, dei non dei tessuti, materiali, sì, dei tessuti, materiali. Sì. Qualche cane potrebbe essere pure allergico magari. Allora, sì, diciamo difficile perché sono tutti materiali comunque abbastanza, sono, adesso non mi ricordo il materiale, plastic, simil plastic, okay, il cuoio, sì. Stoffa come questo qua che adesso io sono fatti di stoffa, e ha delle motivazioni, il nostro guinzaglio è particolare perché ha diverse asole per allungare, accorciare quando dobbiamo magari legare un cane e in realtà poi dopo ha varie funzionalità questo guinzaglio, però i materiali anche lì dipende anche l'uso che ne fa e il cane quanto tira o non tira, perché tante volte se hai un guinzaglio di cuoio, cioè a un certo punto la mano te la trovi consumata, ti viene il callo, ti può anche tagliare, ci sono dei guinzagli di stoffa però che rischi di tagliarti se il cane tira. Infatti hanno introdotto molti il neoprene, quello delle mute da sub per nella parte in cui inserisci la mano per rendere un po' più morbido e quindi diciamo evitare lesioni da strappo del cane. Poi c'è un discorso anche di quanto lo utilizzi, per esempio il tracollare pettorina, se tu al cane tieni addosso la pettorina, il collare tutto il giorno, allora devi vedere bene il materiale che metti, e ripeto, torno sul neoprene che è un materiale che aiuta a evitare delle lesioni e degli strappi al pelo del cane, perché sennò rischi di avere delle dermatiti, rovini il pelo del cane, ecco. Dal collo alle ascelle, al petto, dove a seconda va questo materiale qua. Più o meno, vabbè, il collo mio delle volte la sera è rovinato per via della cravatta, esatto, quando la porto cravatta, tutto il giorno, è abbastanza intuibile che questo può succedere. Oh, c'è una telefonata, ma siamo sotto pubblicità, io direi magari, voglio dire, se la domanda è breve, se no chiediamo a chi è in linea se aspetta la pubblicità. Buongiorno, cosa fa? Buongiorno. Sì, buongiorno, come volete, la domanda è... Facciamo la domanda, breve. Dai, facciamo la domanda, magari scivoliamo un po' con la pubblicità, insomma, non sarà... Sì, prego. Volevo chiedere al signore che siccome prima mi è sembrato di capire che diceva di non adottare i cani, ma andare a comprarli, che è meglio, eccetera, eccetera, non so, io ho adottato 2 cani dall'asta e uno aveva anche dei problemi, ma sono felicissimo, li ho da 8-9 anni. E poi anche la brambilla, quello che quando fa i programmi televisivi dice non acquistate i cani ma adottateli, povere bestiole, eccetera, eccetera, dateli una famiglia. Questo volevo chiedere un suo parere su questa diversità di pensiero. Dopo, grazie, dopo la pubblicità approfondiamo. Dopo la pubblicità, perché io ho capito in quello che intendeva Emanuele, ma dopo la pubblicità approfondiamo. We'll be right back.
Allora, rientriamo in studio con Emanuele Esposito, sì. Dovevamo una risposta alla... Io ho capito quello che Emanuele intendeva sulla... Ribadiamo. Adozione e acquisto del cane. Io non dico che bisogna acquistare e lasciare i cani nei canili o peggio per strada e tutto, assolutamente no. Anzi, bellissimo il gesto dell'adozione, ripeto, è una missione che noi facciamo perché siamo consci delle responsabilità doppie che abbiamo, perché quello è un cane che probabilmente avrà delle problematiche maggiori rispetto a quello dell'acquisto di un cane perfetto, diciamo tra virgolette, da un allevamento, perché anche quei cani da allevamento poi in base all'allevamento hanno dei problemi in base a quelle che sono state le esperienze che l'allevatore ha fatto fare. Ci sono gli allevatori perfetti che fanno fare le esperienze al secondo giusto e altri invece che mettono i cuccioli in una bolla, una diciamo sfera di vetro, e poi dopo quando lo vai a prendere il cane deve appena fare tutte le esperienze e quindi hai un handicap, mettiamola così, mentre altri allevatori riescono a far fare le esperienze giuste. È sempre una cavolata, ma anche il semplice contatto con l'uomo deve avvenire il giorno giusto, nelle modalità giuste col cucciolo, perché sennò c'è il rischio di creare dei traumi. Quindi, tornando sull'adozione, ripeto, è una cosa giustissima, però bisogna essere consapevoli che si sta prendendo un cane che molto probabilmente avrà dei problemi e poi può andare benissimo, dipende anche dalla vita che fa una persona. Se hai dei bambini, se hai, non hai dei bambini, se fai una vita in cui il cane sta con te 12 ore su 24 o 24 su 24, se socializzi con altri cani, se fai delle attività che prevedono la socializzazione, sono tanti temi da affrontare. E poi i volontari delle varie associazioni ormai sono diventati molto selettivi. Prima uno andava, prendeva perché erano magari pieni, dovevano dar via cuccioli e purtroppo c'era cuccioli o cani che occupavano degli stalli e bisognava darli via e purtroppo davano dei problemi. Non è che il cane è un problema di per sé, però crei dei problemi alla famiglia e molto probabilmente dopo questa famiglia ti ritornerà il cane. E quindi bisogna stare attenti a questo. I volontari ultimamente, ho visto che sono molto selettivi, cercano di spiegare, danno le informazioni giuste ai proprietari. Poi si sono create tutte quelle staffette dei cani dall'ex Jugoslavia, per lo più Bosnia, Serbia, magari, che sono appunto randagi, vengono presi e portati qua, o dal sud Italia, dove appunto sono queste realtà, hanno dei fenomeni di randagismo e di canili comunali pieni, e quindi tendono a creare queste associazioni che portano i cani verso il nord Italia. Anche questo va benissimo, però ripeto, bisogna essere consapevoli che si sta facendo un'azione bellissima, ma complicata, più certo. Complicata rispetto all'acquisto. Quindi, e poi, ripeto, dipende dalle necessità che uno. Io che vado nelle scuole e tratto con bambini dai 3 ai 6 anni, io non posso essere insicuro che un bambino magari ha un biscotto in mano e il cane gli stacca la mano al bambino per prendere il biscotto, oppure il bambino corre e al cane questo fa scattare qualcosa nella testa e mi morde il bambino. Rischio io, ma poi anche il cane, perché dopo il cane viene tacciato come aggressivo e abbiamo visto dei casi estremi dove addirittura c'è il rischio di soppressione. Quindi bisogna essere consapevoli che si sta facendo una missione, dico sempre questo, tutto là, è una doppia responsabilità, da responsabilizzare di più, per quanto il gesto sia nobile, bisogna essere molto più responsabili rispetto all'acquisto, tutto qua. Ti avevo capito che era sì, questo. Sì, no, ma assolutamente. Poi allora, dato che mi viene suggerito da una mia compagna, da una mia compagna di classe, Erika, oggi sono 120 anni dalla nascita di Gary Cooper. È giusto ormai credo che se lo dici a uno di 20 anni manco sa chi sia Gary Cooper, però insomma credo anche per la tua generazione sentito già il confine, però insomma 120 anni, è nato il 7 di maggio del 1901. Allora, la questione delle razze te la chiedevo per un discorso un po' particolare che volevo cercare anche un attimo di capire, perché c'è una telefonata. Sentiamo la telefonata, poi dopo le domande mie possono tranquillamente aspettare. Buongiorno, prego. Buongiorno. Allora, sappiamo la voracità dei cani. Vorrei sapere il formaggio
il prosciutto cotto e il prosciutto crudo. Allora, si può dare? Non si può dare? Allora, diciamo sni, nel senso che bisogna sfatare un mito. Tante volte le persone dicono, questo fa male al cane. Ok, sappiamo che la cioccolata, per esempio, fa male al cane proprio perché non sono in grado di assorbire zuccheri, eccetera, eccetera. Però se il cane può capitare che un giorno mi mangia un pezzetto di cioccolata, non è che devo correre dal veterinario a fargli una lavanda gastrica, no? Ecco, anche sul formaggio, il crudo lo eviterei assolutamente. Tutti gli insaccati o comunque i, diciamo, lavorati andrebbero lasciati stare. Il prosciutto cotto, il formaggio, dipende, anche perché i formaggi anche tanto stagionati sono un problema per il cane. Poi gli si può dare, non succede niente. Io ai miei ogni tanto le scorze di formaggio gliele do, ma può succedere una volta alla settimana e non succede niente. Ecco, va sempre, diciamo, contestualizzato. Se succede una volta gli do un pezzetto così, se ogni giorno gli do il formaggio, per esempio ci sono i cani che devono, quello che dicevo prima alla signora di prima, di stamattina, su, che non vuole mangiare, tanti danno, mescolano per esempio la ricotta con le crocchette. Questo si può fare, è un tipo di prodotto poco pastorizzato e quindi lo si fa, tante persone fanno questo, mettono appunto la scorza di formaggio in fondo alle crocchette. Ecco, questo si può fare. Chiaramente va sempre dosato, sì. Posso fare ancora una domanda? Come sì. No. Il mio cane ha preso la pastiglia antipulci, antiteche, quella da un mese. Sì. Però l'altro giorno ho fatto la doccia, gliel'ho fatta la doccia con l'antipulci. Però si gratta lo stesso e ieri ho trovato due pulci addosso. Allora, la pastiglia, io dico sempre, è un prodotto particolare, funziona benissimo per certi tipi di cani e certi tipi di situazioni, anche per gli antiparassitari. C'è da fare un discorso relativo a quella che è la nostra quotidianità e condizioni di vita, in senso generale, la vita che fa, quante volte vado in bosco, se ho dei bambini, se ho altri animali domestici, tutti eccetera, giorni, eccetera. Tutti i giorni. Ecco, io per esempio mi sono sempre trovato benissimo con le pipette, gli spot-on da mettere sul cane, con ormai Sky quest'anno dal 2015 fa 6 anni, sì. E avrò ho trovato 3 zecche in 6 anni utilizzando quel sistema. E tra l'altro il mio è un cane che quando è il periodo estivo, diciamo da primavera ad autunno, va almeno una volta alla settimana in acqua, quindi comunque l'antiparassitario diciamo termina prima la sua durata. Infatti io lo metto un poco più spesso, anche perché vanno in bosco invece ogni 3 volte al giorno, perché abitando vicino al bosco vado così. E devo dire che mi sono sempre trovato bene. Ho visto che le pastiglie funzionano bene, nel senso che il cane, soprattutto sulle zecche, non subisce problemi, nel senso che la zecca appena morde muore e quindi non abbiamo problemi di zecche attaccate o di trasmissione di malattie che la zecca può dare al cane. Però, e poi dopo ci troviamo in giro per casa con le zecche, è un effetto repellente un po' minore rispetto a agli altri sistemi, e il collare invece, il collarino è la cosa, diciamo, che repelle in modo maggiore. Però dico sempre, bisogna stare attenti, se c'è un altro cane con cui gioca, i cani tendono a mordersi il collo, quindi se ha un collare rischia di spaccarlo. O se ci sono dei bambini, stessa cosa, potrebbe essere che il bambino lo tira, lo mette in bocca, eccetera. Quindi bisogna stare attenti anche sull'antiparassitario, bisogna essere sempre consigliati o comunque valutare determinate cose. Sulla pastiglia effettivamente può succedere che magari soprattutto le prime, perché dopo comunque c'è una sorta di effetto duraturo nel momento in cui prendi la prima, l'ultima avrà un effetto 10 volte maggiore rispetto alla prima, perché la prima appena deve entrare in circolo nel cane il prodotto e quindi dopo fare il suo effetto. L'effetto dell'ultima sarà maggiore. Come vuol dire? Però sì. posso sì, signora, per l'amor di Dio, non si preoccupi. si gratta. Allora, il grattarsi potrebbe essere dovuto a tanti aspetti. Adesso c'è anche il problema del cambio del pelo, perché anche loro purtroppo con sto meteo che è stato un attimo ballerino,
c'è stato qualche cane che sta perdendo il pelo appena adesso, il pelo invernale, il cambio del pelo rispetto ad altri, magari ha del pelo morto che gli dà fastidio, ci sono delle situazioni di stress, i cani, il grattarsi per il cane è anche un segnale di stress, non bisogna considerare sempre che il cane si gratta perché ha le pulci o per chissà cosa. Allora, sono tranquilla. Sì. Sì, no, è chiaro che se poi inizi a farlo troppo, magari un controllino dal veterinario, forse è meglio farlo. Ma sì, il veterinario mi ha detto che dovrebbe essere l'erba. Ecco, potrebbe essere anche quello, adesso magari loro si rotolano giocando nel bosco, si rotolano, magari gli rimane qualcosa, cioè, non è un problema, si feriscono anche. Cioè, Posso dirle una cosa? Sì. Complimenti. Grazie. Complimenti per il suo cane. Grazie, grazie mille. Allora, buona giornata, grazie tante, salve. Grazie signora, abbiamo un'altra mail, il signor Gianni chiede se in occasione del terremoto del Friuli i cani avevano in qualche modo dato un aiuto, insomma, o come erano stati. Allora, cani da ricerca, adesso non, sinceramente non ricordo se siano stati utilizzati durante il terremoto, cioè dopo il terremoto. Tu non c'eri. No, io sono nato leggermente dopo, però no, magari immagini, non ricordo di immagini di questo tipo, ma secondo me potrebbero essere anche stati utilizzati, perché comunque questa dote dell'olfatto del cane, che, diciamo, ai bambini spieghiamo che è una sorta di superpotere, perché diciamo sempre la canna nasale del cane ha circa 250 milioni di recettori olfattivi, mentre l'essere umano ne ha 50 volte in meno, noi abbiamo circa 6.000, e ne hanno, cioè noi abbiamo circa 6 milioni, loro ne hanno 300. Quindi siamo su quest'ordine qua. E hanno un cervello particolarmente sviluppato, hanno una gran parte del loro cervello è dedicata soltanto all'olfatto, quindi è normale che sia per loro, diciamo, un superpotere. E i cani da ricerca li vediamo spesso, per esempio negli ultimi terremoti, lo abbiamo visto anche quando è crollato il ponte di Genova per cercare purtroppo i dispersi. E le persone decedute sotto, si utilizzano i cani da macerie, ecco, o da ricerca sulla neve o quant'altro. Quindi nel terremoto in Friuli non lo so se siano stati utilizzati, però ecco. Mi dicono fonti mie che sono stati utilizzati, può essere, perché che comunque hanno un'età che ricordano. Esatto, probabilmente sia gli alpini, protezione civile e vigili del fuoco hanno sempre avuto le unità cinofile da ricerca, quindi molto probabile, ecco. Allora, vediamo, forse adesso riesco a porre la domanda. Dunque, quando in genere appunto si sceglie il cane da prendere, acquistare, si è portati a fare un discorso di razza, perché magari si legge un po' da qualche... si legge su internet, insomma, perché uno poi va a vederla, eccetera. E perché c'è in rete, mettiamola così, tanto caos, diciamo, per quanto riguarda le razze adatte più o meno a stare in casa? Io poi dopo, avendo, insomma, girando attorno all'idea di prendere un cane poi tramontata, perché non credo di essere in grado di gestirlo. Certo. Io ripeto, il mio dirimpettaio porta il suo cane fuori quattro volte al giorno. Io mi conosco, so perfettamente che la prima settimana, il primo mese sarei anche in grado di farlo quattro volte al giorno, poi dopo so come sono fatto. Sì. Però insomma, ogni tanto uno magari, come dire, accarezza l'idea, si informa un pochettino, eccetera. E io, insomma, ho trovato, per esempio, insomma, determinate razze particolarmente adatte per l'appartamento, specialmente una che a me, tra l'altro, mette anche molta simpatia, che è il bulldog inglese. Francese o l'inglese? Inglese. Quello di Tom e Jerry. Quello di Tom e Jerry. Sì, okay. Ho parlato con una mia amica veterinaria e mi dice scordatelo, perché in realtà ci sono, come dire, parecchi problemi che riguardano il bulldog. Allora, voglio dire, potrebbero esserci due domande. Perché c'è questa disparità e soprattutto chi consultare prima di fare un passo che, come abbiamo visto prima,
non è semplice, perché ti dà una responsabilità, non è che compri, che so, un soprammobile o un libro, compri qualcosa che ti impegna, e quindi secondo me giustamente chi sa di non essere in grado è meglio che si astenga. Certo. Ma come fare? Cioè, allora, qual è la... Io sono promotore e prima o poi farò una raccolta, farò una proposta di legge, una raccolta firme per una proposta di legge sul patentino per i cani. Perché? Sempre per questo discorso qua, io prima di prendere un cane devo almeno fare un paio di lezioni con un istruttore cinofilo. Mi consulto col veterinario per quelli che magari possono essere problemi legati alla razza, per esempio bulldog francese con il naso, bulldog inglese, il naso schiacciato, la conformazione fisica e tutto, ha dei seri problemi fisici che bisogna essere consapevoli. È chiaro che non lo posso prendere per andare a correre ogni giorno, sennò mi schiatta il cane. Come per esempio il bulldog inglese non lo posso utilizzare per fare salvataggio, perché la conformazione fisica che ha lo fa stare a fondo. Cioè posso fargli fare il cane palombaro, ma nuotare senza galleggiante non nuota. Poverino. Perché ha una conformazione che tende a andare in verticale in pratica. Ecco, quindi bisogna essere sempre consapevoli di questo. E quindi ripeto, secondo me prima di prendere un cane almeno un paio di lezioni con un istruttore cinofilo che sia in grado di valutare quelle che sono le nostre abitudini. C'è chi il cane poi dopo ti dà una motivazione da muoverti dalle giornate uggiose, tipo oggi, magari smart working, sto a casa, uscire, no, c'ho il cane, devo uscire quelle tre volte. Sabato e domenica, magari d'inverno, freddo, copertina, divano, no, il cane deve uscire. E la passeggiata me la faccio, poi il cane ti porta ad avere anche magari una determinata socializzazione maggiore, perché entri magari in qualche gruppo, attività come quella che può essere la nostra o altre, e quindi... Ti porti, sprona. La carica dei 101 ti racconta questa cosa. Esatto. Credo siamo dei pochi film Disney che non verrà sottoposto a revisione. Non lo so, cioè, perché anche lì adesso prima o poi non lo so, diciamo che Crudelia De Mon non mi sembra, potrebbero censurare qualcosa, le pellicce inizio a vedere, esatto, potrebbe arriverebbero anche a quello, esatto, ormai, stiamo attenti, perché così. Però ecco, carica dei 101 ha rovinato i dalmata, la razza dalmata è stata completamente rovinata dalla carica dei 101, come Rex ha rovinato i pastori tedeschi e così via. Sì, sì, hanno detto questo. Esatto. Quindi, che poi in realtà non è che i cani, insomma, sono gli allevatori che pur di guadagnare, poi dopo, è il motivo per cui poi dopo gli allevatori vengono visti male dalla maggior parte delle persone, perché viene visto come un business e persone che lo fanno questo business in modo... Per esempio che la razza del pastore tedesco è stata indebolita. Assolutamente. E se ne vedono anche molto meno. Fisicamente hanno cercato sempre quell'inclinazione della schiena, diciamo, sempre maggiore, tanto che adesso ci sono cani che quasi sembrano seduti, anche quando stanno in piedi, talmente hanno esagerato su quel tipo di caratteristica fisica, no? Quindi, però questo fa parte appunto del discorso della selezione delle linee, degli allevatori, che lo fanno con chi più, con chi meno, con etica e morale, e quindi dopo è un problema. Quindi dicevo, consultarsi con un istruttore cinofilo o più istruttori cinofili, perché poi anche quello, no? Magari ognuno ha le sue razze preferite. Io per esempio consiglio a chiunque il Golden Retriever, perché è un cane che ha un'adattabilità alla nostra vita quotidiana, penso pari come a pochi altri cani, e per non parlare chi ha famiglie o altro, cioè sono cani nati per quello. Io quando mi dicono, vabbè, tu c'hai il giardino, facile parlare, i miei cani in giardino non ci vanno, stanno, quando io sono a casa, stanno sotto il tavolo o sotto la scrivania quando lavoro, e poi dopo quando dobbiamo andare in bosco, andiamo in bosco, quando loro abbiamo le finestre rovinate, perché quando avevamo magari gli operai in casa o altro, o persone che non volevano stare con i cani, loro grattavano la finestra perché volevano stare in mezzo alle persone, sotto il tavolo e basta, il giardino, posso poi avere ettari e ettari, ma non gli interessa, loro sono cani che stanno con te. Mentre un pastore invece sarebbe più propenso a stare fuori all'aperto, e quindi quelli che me lo tengono a casa per 12 ore al giorno e dopo dicono, ma il cane tira, vuole correre, ti credo, è un cane che è nato per quello, tu me lo tieni chiuso in una casa, è un problema. Quindi consultare sempre un istruttore cinofilo per valutare bene la razza e eventualmente, come dici tu, le responsabilità che hai da proprietario di cane, responsabilità sia legali ma anche morali verso il cane, certo, no? Perché anche questo. Mio cugino all'epoca prese un cane, adesso io non mi ricordo la razza, credo fosse
Non so se esiste un pastore australiano. Sì, stavo arrivando sui pastori australiani e cani lupo cecoslovacchi. E prese questo pastore australiano, dopo un mese dovette cederlo perché non riusciva ad organizzarsi e poi soprattutto, conoscendo anche mia zia, credo che la convivenza... c'è una telefonata? Sì, certo. Sentiamo chi è in linea, poi dopo casomai torniamo. Certo. Anche perché c'è un'altra domanda sui giardini. Sì. Pronto, buongiorno. Pronto? Se io sento qualcosa, sento anche un cane tra l'altro in sottofondo, però pronto? Facciamo ancora un tentativo, se no niente. Bon. Ecco, per esempio, il giardino. Una mia amica aveva un cane non di grande taglia. Avendo un giardino, non lo portava fuori. E poi però me l'ha detto anche lei, dice: io so che ho sbagliato, perché nonostante avessi un giardino dove lui poteva fare quello che voleva, dice, dovevo comunque portarlo fuori. Allora, il giardino tende a impigrire i proprietari perché è comodo, lo mandi fuori a fare i bisogni e risolvi quel discorso di dover uscire per far fare la passeggiata. Però in questo modo stai anche, per determinati cani, gli stai anche privando di quelle che sono le necessità del cane. Non sapete di socializzare anche del cane. Esatto, socializzare e comunque loro, i cani, quando vanno in giro, per esempio tanti proprietari al mattino che vanno di fretta, mi portano fuori il cane e lo tirano perché il cane annusa. Quello è il modo del cane per socializzare, legge il giornale. Cioè, come noi, il cane legge il giornale in questo modo, annusando quello che c'è in giro. Quindi dobbiamo essere consapevoli anche questo, i 20 minuti gli servono al cane per, anche e soprattutto quando siamo sempre nella stessa zona, il cane dice: ok, aspetta che sento se è passato Tizio, Caio, però il loro modo di comprendere il mondo passa da quello. Se noi non gli diamo questa possibilità, lo stiamo stressando, gli stiamo privando di una conoscenza, come se a noi, io e te che siamo abituati a leggere i giornali ogni giorno, 2-3 giorni che non leggiamo il giornale e inizia a dire: cos'è successo? Cioè, non ci riusciamo, sentiamo questo bisogno fisico quasi, no? Ecco, e quindi bisogna stare attenti a questo. Allora, vediamo se c'è in linea la persona. Prima. Pronto? Lendo. Pronto? Pronto? Prego. E mi sente? Sì, prego. Senta, io abito Sistiana. Okay. Io volevo dire una cosa, ogni giorno, adesso da pochi anni, che la gente si alza la mattina presto, anche la sera tardi, e fa la sfilata dei cani che vanno a urinare, dei portoni di altre case, diciamo così. Eccolo. Io non ce l'ho con gli animali, per l'amor del cielo, perché mio amico aveva una lupa, che adoravo quel cane, eccolo, diciamo così. Però mi ricordo un fatto, è successo a Trieste quando andavo a lavorare, era circa l'anno 96 circa, e c'era il sindaco, era lì, e voleva mettere un'ordinanza che il personale del comune, permettere come doveva fare della guardia a chi andava a portare i cani fuori e sporcava i marciapiedi. Non si è fatto niente, però per un periodo di un mese i marciapiedi erano puliti, perché la gente non aveva preso paura, non poteva più, non so come hanno fatto. Però questo voglio dire questo, che non è il cane che ha torto, sono i padroni dei cani che hanno torto, che fanno queste porcherie. Grazie, buongiorno. Beh, allora, certo, sì, ma questo è un discorso che facciamo quasi ogni volta che sono qua. Certo. L'inciviltà non è del cane, chiaramente, ma del proprietario. E sul fatto di far fare i bisogni davanti ai portoni, urinare sui portoni, questa cosa qua è chiaramente scorretta, incivile, e poi dopo mi trovo il proprietario che mi dice: ma il cane tira, non mi interessa, i miei cani sono abituati a fare pipì dove glielo dico io, cerco un'area verde, cerco un posto dove posso fargliela fare senza che arrechi disturbo o crei una situazione non piacevole o di indecorosa per la città, cioè il rispetto che ho per la città, per tutti gli altri, no? Questa è una questione
come dico sempre, quando ti appoggi su una macchina di un'altra persona, se la fanno sulla tua ti incavoli, però tu lo fai sulle macchine degli altri. Oppure il tuo cane gli fai fare la pipì sopra il portone di un altro o sulla ruota della macchina di un altro e poi dopo ti incavoli che la fa. No, vale per tutti, vale anche per te, ecco. Quindi cioè, il non fare agli altri quello il comandamento, no? C'è il comandamento, non fare agli altri quello che non vorresti venga fatto a te. Ecco, fondamentalmente è questo, fa parte della civiltà. E ripeto, per fortuna stiamo parlando di una piccola percentuale di persone incivili, soprattutto per quanto riguarda le deiezioni, perché se no, ripeto, 23.000 cani, se tutti e 23.000 facessero due o tre volte al giorno i bisogni e nessuno li raccogliesse, saremmo marciapiedi marroni e non grigi. Ecco, quindi per fortuna parliamo di una piccola minoranza di incivili. Sentiamo la prossima telefonata, quale risponderemo dopo la pubblicità. Certo. Pronto? Buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno a tutti e due, vi sento molto piano, dunque vi dico questa cosa, poi vi ascolto tramite la televisione. E io volevo sollevare un piccolo problemino. Allora, io sono germofobica. Allora, capita quotidianamente, cioè ogni giorno praticamente, i padroni dei cani trattano i cani come se fossero bimbi monelli. Allora, mi è capitato tantissime volte che quando mi si avvicina a un cagnolino, indifferente dalla stazza, perché non ho paura dei cani, io rabbrividisco, cioè mi viene fino il vomito, scusate, se ho solo l'impressione che la bestiuzza non sia pulita. Cioè ho un senso veramente, mi viene la pelle d'oca, però tante volte mi sono accorto che gli animaletti, cioè i cagnolini lo capiscono, indifferente dalla stazza, indifferente, i padroni no. Cioè, se sono senza guinzaglio, non è che li richiamano quando io proprio si vede perché mi sento male. Se hanno il guinzaglio, non è che li trattengono. Cioè, sono situazioni e oramai mi sono abituata, io schivo. Quando vado per strada o a barcola o indifferente, io schivo proprio le coppie o i padroni di cani, eccetera. Vado alla larga, perché mi dispiace, non è... Questa cosa la provo anche verso gli esseri umani, se uno è germofobico purtroppo è un grossissimo problema, ecco. Certo. Ma non è appunto che non mi piacciono i cani, però ripeto, la maggior parte delle volte sono le bestiuzze, insomma gli animali lo capiscono e si bloccano. E dopo, quando il padrone li incita come il bimbo monello, allora... Cioè, tanti cagnuzzi mi si allontanano, forse dipende dal carattere del cane, non so. E tanti invece magari mi fanno le feste, vengono, scodinzolano, e io a ogni colpo di coda mi sento morire. E niente, volevo solo dirvi questo, che mi sembra che bisognerebbe educare i padroni dei cani, perché gli animaletti, ecco, sono carinissimi, non hanno nessuna colpa. Vi ringrazio, adesso ascolto la risposta tramite la televisione. Arrivederci. Grazie signora, grazie. Penso che la signora è abbastanza spiritosa per accettare una battuta. Io avevo pensato che il germofobico fosse uno che avesse paura dei tedeschi. Invece la questione è un po' più complicata. Ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, abbiamo alcune mail, però rispondiamo alla signora. Sull'educazione dei proprietari sono veramente d'accordo e torno sulla mia proposta di patentino, perché nel momento in cui tu fai dei corsi con degli istruttori cinofili, ti spiegano anche che non devi antropomorfizzare troppo il cane, perché tante persone appunto trattano il cane come bambini, come diceva la signora. E questo è un problema, perché... Come per i bambini, uno dice vabbè è un bambino, vabbè è un cane, però se quel cane, una persona ha paura del cane, come la signora ha questo tipo di fobia, bisogna rispettare anche quell'altra persona. E quindi, per esempio, io se ho il cane libero lo richiamo, devo essere anche in grado di avere un richiamo che funzioni, perché tanti purtroppo lasciano il cane libero anche se non hanno il vieni o il piede o il ritorno al guinzaglio ben fissato nella testa del cane, e quindi dopo succede che il cane va a fare le feste a un altro, oppure vede un altro cane e tu vieni tagliato fuori, cioè non ti sente, chiude le saracinesche e va
ha un obiettivo e finisce lì. Quindi bisogna stare attenti. E, purtroppo poi appunto tante volte ti trovi il cane libero e le persone dicono ma è bravo, è buono, ho capito, ma se io ho paura del cane, non mi interessa che sia bravo o meno, non me ne frega niente. Oppure che sia bravo, se ho paura dei germi, o un bambino con un panino e il cane si vuole mangiare il panino di mio figlio, il fatto che il cane sia buono, chi se ne frega, però ecco, quindi bisogna sempre, è sempre una questione di rispetto e civiltà e bisogna conoscere i diritti, i doveri e anche quello che un cane fa per necessità o meno. Tante volte dico, se il cane me lo devo portare nel supermercato, non ha senso che lo porto nel supermercato, se non può entrare lo devo levare fuori, al cane non gliene frega niente. Emanuele, ti interrompo perché c'è un, effettivamente, immagino che doveva succedere perché c'è un collegamento. Quindi, eccola qua. Buongiorno. Dottor Bosazzi, dottor Doolittle, che buongiorno. Meraviglia. Dottor Doolittle. Momento meraviglioso, che momento meraviglioso. Allora, boh, il tempo oggi si è ancora un pochettino, come si dice in Francia, cool, ma domani cambierà, migliorerà. E come che dici in inglese, domani, the sun break the stones, sarà un sol che spacca le pietre. L'inglese non lo mastico, diciamo che lo ciuccio, però... Allora, avevo anche una domanda, ma se è vero che ai cagnetti è giusto dare dei nomi curti, perché mi go un'amica che è una fissata dell'Ina Wertmüller che ha chiamato il cane trovato con un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. E ogni volta che lo chiamo è mezz'ora, povero, e lui si schiocca contro qualsiasi roba, insomma, una roba di pit. Ma da dove parla? Da che... È stata abbandonata anche lei, in autostrada. Sono in via Brigata Casuale. Casuale. Di fronte alle poste, che posto meraviglioso, veramente. Sul raccordo anulare. Chissà se c'è posta per me, Dopo, insomma, questa settimana mi sono informata anche su tanti animali, perché quando devo incontrare il dottor Doolittle mi informo sempre, e mi ha detto che in Australia c'è un pappagallo che quando fai bisogno in giro non si acciappa mai la responsabilità e mi pare che sia mai cacatua, infatti. Mi ha detto questa roba qua, signor Bosazzi. La vuoi sapere altre robe per domani, dopodomani? Sarà un sol veramente bellissimo, come vi ho già detto. Sarà due giornate meravigliose, una roba fantastica. E lei dove la va, se posso? Allora, domani penso che devi venire l'idraulico, che ho dei problemi a casa, insomma dovrà venire l'idraulico, stare un 12-14 ore, che tanto mio marito è in letto. Dopo, domenica invece vado a vedere il spettacolo dei mulli e dei macete, insomma, perché fa finalmente una roba dal vivo, all'ora del pranzo, allora vado a vederli. Ah, dove? Non so se che posso dire, perché può essere pubblicità, infatti non che dirò che c'è la pizzeria Nove Sorelle, starò zitta perché è brutto. Ma non era sette di solito? A pranzo, c'è cresciute. C'è Nove Sorelle, no, ma nel senso che c'è nove perché non le c'è vece, in quel senso non c'è nulla. In quel senso là. Allora, signori, mi vi lascio la vostra giornata, il vostro disquisir così interessante. Oddio, le bestie, è sempre bello. Parlando di bestie, saluto anche mio marito un attimo. Che sei in letto, però, povero. Sì, sei in letto. Cioè, sei in letto o in cucetta, cioè, mi che vuoi, Grazie Nella, buona giornata. Buona giornata, dottor. Dottor Doolittle non è male. Anche sì, come sì. È. Allora, abbiamo delle mail, dunque. Il signor Luigi dice, ho perso da un anno la mia cagnolina Sally a 14 anni, ho scoperto che non era un semplice incrocio, ma una morchi, incrocio specifico tra maltese femminile, penso, sì, e Yorkshire. Potrebbe essere, ci sono nate poi delle razze ibride selezionate, ci sono anche alcune riconosciute dagli organi preposti a questo, che poi dopo iniziano tutta la sequenza e l'iter per il riconoscimento delle razze. Eccolo, è questo qua. Vediamo, morchi. Vediamo se riusciamo a farlo inquadrare, magari
Beh, sono quelli coccolini, insomma, eccoli qua. Ah, ecco. Ah, sì, sì, ok, adesso ho capito. Sì, 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 sì. Beh, sì. Sono simpatici, insomma. Sì, 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 assolutamente. Okay. Allora, sì, scusa. No, no, quindi diciamo, le razze hanno iniziato a mischiarle perché magari si voleva selezionare una caratteristica di quella razza e dell'altra, metterle insieme e tentare. Alla fine, se uno pensa ai cani lupi cecoslovacchi, che sono quelli più vicini ai lupi, dico sempre, sono più vicini ai lupi, quindi bisogna stare attenti perché ha le caratteristiche quasi da lupo, ha una predazione molto spinta, una anche individualità importante, creare un rapporto con quel cane è molto complicato, trovare una leva anche di interesse per il cane che non sia la predazione è molto difficile, mentre per un cane come Sky, un retriever, basta dal cibo, la crocchetta e ti fa tutto. Con quel cane lì è molto complicato perché è un cane molto, con un istinto molto selvatico, selvaggio, e quindi bisogna lavorarci tanto. E l'hanno incrociato con una cinquantina di pastori tedeschi e quattro lupi. Mm-hmm. E quindi e da lì è nata poi questa razza qua. Quindi è uguale qua, Yorkshire e Maltesino. No, no, sono tanti, ce ne sono anche tanti in giro. Stanno il nome anche, Morchi. Morchi, boh. Voilà, dopo. Allora, abbiamo una telefonata, sì. E ancora delle mail da rispondere. Io prego chi è in linea di essere breve, così forse riusciamo anche a rispondere a delle mail piuttosto specifiche. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, sì, prego. Credo, buongiorno. Allora, volevo innanzitutto complimenti al signore per quel cane che è una meraviglia. E grazie. Io invece volevo chiedere al signore, io ho un Jack Russell, adesso ha 11 anni, è una femmina, e innanzitutto è di un'intelligenza che mai avrei pensato, io l'ho ricevuta che aveva 3 mesi, ma mai avrei pensato che un cane possa essere così intelligente, ma mi dicevano all'epoca quando l'ho presa, tu sei matta, tu vedrai cosa ti farà in casa, è un cane che ti rosica tutto, ti mangia tutto, ti rovina la casa, cosa che io non ho riscontrato. Questo cagnolino e questa cagnolina è in casa che tante volte dico ma è un peluche, che ti guarda. Quello che non riesco a capire del cane, che molto spesso quando siamo a tavola io e mio marito, a un certo punto ti fissa negli occhi, fermi, ti guarda in faccia, negli occhi, capisco perché, e non si schiuda, ti guarda tranquillamente e sta là a guardarti e a quasi sbava dal vedere se gli fai qualcosa, se gli dici qualcosa, e veramente, ma quasi tante volte gli dico ma cosa stai ridendo? Proprio con soddisfazione non capisco il motivo di questo modo, ma più spesso e volentieri durante l'arco della giornata. E quello che ho riscontrato in questa cagnolina, io non sopporto il cane, il naso che mi bagna o il viso o la leccata, è una cosa che, ma neanche da mia figlia quando l'avevo, la sbavatura dei bambini, cioè non sopportavo. Okay. Il cane ha capito immediatamente, a mio marito lo lecca, a me mi guarda, mi fissa, mi appoggia così verso di me per farmi la coccola, ma non mi tocca. Ecco, le volevo chiedere perché fissano il padrone. Allora, potrebbe essere anche perché in attesa di qualche segnale o per una richiesta di attenzione fatta in questo modo. Dovrei essere lì per capire un attimo poi dopo quelle che sono le eventuali reazioni che suscitano dopo le vostre azioni. Sul fatto che il Jack Russell effettivamente la maggior parte crea dei danni in casa e soprattutto morsica, perché? Prima cosa, il cane quando morde è perché è uno degli apparati che ha la muscolatura più sviluppata e quindi lo fanno per scaricare eventuale energia, tensione e stress. E questo lo fanno. I Jack Russell perché sono stressati? Perché sono cani, come spiego sempre, selezionati per dare la caccia ai topi nelle coltivazioni agricole. E quindi sono cani abituati a correre, rincorrere, predare, fa ore e ore a stancarsi, e quindi poi invece uno li prende, li tiene in casa magari 12-18 ore, gli fa fare giusto quella passeggiatina dell'isolato, perché dice beh tanto è un cane piccolo, quindi gli va bene far 100 metri perché tanto è piccolo, va bene,
E quindi dopo il cane accumula questa energia, la deve scaricare e va a mordicchiare in giro e fa danni. Poi, poi il proprietario si arrabbia, il cane dopo inizia a farlo non per dispetto ma per cercare l'attenzione, perché, ripeto, i cani non fanno le cose per dispetto ma eventualmente per suscitare in noi la reazione che loro sanno arriverà. E quindi infatti, quando il cane fa qualcosa che non deve fare, per quella che è la nostra sia impostazione o diciamo le regole civili, si ignora quel comportamento là e basta, perché sennò rischiamo di rinforzarlo involontariamente. Ho capito. E quello che ho notato in questa cagnolina da sempre, no? Adesso che ha 11 anni, che dice boh, comincia magari a rallentare, quando lei decide che non si va a fare il giro, non si va a fare il giro. Ecco, lei va fuori, fa i suoi bisogni e quel momento la gira verso casa e non la tiri. Dopo magari un'ora e mezza, due, corre fuori e va, andiamo, si va, perché insomma siamo in due, chi uno, chi l'altro, lo portiamo fuori 3-4 volte al giorno va. Ma magari una volta al giorno non c'è verso, lei vuol tornare a casa e vuol tornare a casa e non c'è verso di farlo andare avanti. Esatto, beh, è femmina. No, poi, e sul fatto ancora, sulla questione del leccare, allora, il fatto di leccare o meno capiscono anche quello, ma non è che lo capiscono perché nascono capendo se uno vuole essere leccato o meno. Magari lo fa la prima volta, quando io gli dico invece di non farlo e non vado a rinforzare quel comportamento, il cane capisce pian pianino, lo fa una volta, due volte, vede che dall'altra parte c'è un ignorare o addirittura un allontanare e non lo fa più. Invece lo fa con suo marito, probabilmente perché suo marito, quando il cane lecca, è lì che gli fa, è tutto contento, gli fa la coccola, gli fa la carezza e quindi il cane lo prende come rinforzo. Ma veramente, guardi, è una cosa che non avrei mai pensato, ma tante volte mi avvicino al naso, gli parlo così vicino, ma non mi lecca. No, è bravissima. Vabbè. Grazie signora. Bene, grazie, buongiorno. Grazie e complimenti di nuovo per quella bestiolina che avvicino, che è una meraviglia. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora, c'è invece una signora, la signora Daniela, che dice: non sono fortunata, ho adottato tre cani, tutti e tre arrivati, due dal sud, uno dalla Spagna, hanno problemi di gastrite, non per una mia cattiva gestione alimentare, difatti sono seguiti da una nutrizionista. Certo. Volevo chiedere quanto incide come siano stati alimentati prima dell'adozione, o sono io ad essere sfortunata? No, allora, incide sicuro l'alimentazione pre-adozione, ma anche i problemi genetici. E questo anche è un problema. Quando tu prendi i cani, per esempio, sempre per non tornare là, dal discorso allevamento, hai una percentuale molto alta di possibilità di avere un cane esente da quelle che sono le malattie genetiche, sia di razza che genetiche nei cani in generale. Per esempio, sempre facendo l'esempio di Sky, i Golden Retriever soffrono di malattie genetiche, per lo più oculopatie, quindi malattie degli occhi, o displasia dell'anca. Quindi, questo non succede, diciamo, hai delle percentuali minime di rischio quando lo prendi dall'allevamento, perché sono cani che per tot, per 20-30 cucciolate, comunque sono stati selezionati e vengono trattati in un determinato modo. Le cucciolate non vengono fatte se il cane soffre di quelle malattie, perché sono anche ereditarie genetiche, e quindi limiti i rischi da questo punto di vista. Quando invece prendi dei cani randagi o appunto da queste staffette così, non sai quelle che possono essere le malattie genetiche tramandate dai genitori o anche prese per strada, stando o nel canile, perché poi anche nei canili tante volte le malattie si passano fra di loro, perché stanno insieme i cani, basta che uno abbia e rischia di passarla a tutti. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Facciamo ancora un tentativo. Pronto? No, niente. Allora, beh, qui fondamentalmente abbiamo... Pronto? Pronto, sì. Pronto, buongiorno Bruno. Ah, buongiorno. Buongiorno Bruno. Pronto? Prego. Ecco, volevo dire che sono riassumendo, volevo dire che qua, da queste vinfora, emerge che praticamente bisogna vedere, se non sei tanto, bisogna vedere se il parò
se è compatibile con il can. Quindi bisogna prima analizzare il can nelle sue istinti e roba del genere, comportamentali e roba del genere, e dopo bisogna vedere se quel parron là è adatto a questo tipo di cani. E quindi questo dovesse essere fatto da una speciale commissione del comune, dove che da istruttori, come ti ha detto cinofili, i quali devi esaminare prima di tutto il parron, come chiede il quartiere, quante che sono nella famiglia, in che piante sta, quante volte puoi portare fuori la bestia, roba del genere, eccetera. Ecco, quindi questo, perché mi meraviglia gente che dice, dopo 20 anni ho scoperto questo. Ecco, quindi questo è il punto di domanda. Non sapeva, fosse il Gaiman. E quindi, come te l'ha detto lei, Bosacci, non è un giocattolo. Quindi dopo vediamo a caduta, ma dovevo fare una domanda. A caduta il cane ha bisogno di spazi, quindi ogni città dovesse avere un spazio come Rion, come mezzo campo di calcio per i cani che va di là. Noi dovessi far pipì per le strade perché i commercianti protestano, addirittura i metri, non fare qui la pipì, fai la lì. Dopo che abbiamo le direzioni canine e roba del genere, e dopo una domanda al signor, a Trieste qua, quanti, a Trieste, la città di Trieste, quanti cani poi sopportare, saremo 20.000, a che numero finirà? Sarà un costo, un numero infinito, oppure a un certo momento si dirà basta, perché il numero è potenza, quindi dovessimo avere più cani che paroni di casa. E dopo esiste ancora in qualche condominio che dice vietato tenere cani in casa, quindi quanti cani poi sopportate all'interno? Ok. Allora, prima cosa, partiamo dall'ultima cosa. Il condominio non può essere più vietato per legge, non si può più vietare il possesso del cane. Quindi ci possono essere poi azioni legate se un cane disturba o fa danni, o quello è un altro discorso. Che il condominio imponga il divieto è vietato per legge. Quindi lo dico a tutti, questo c'è questo mi pare il professor Brambilla, quando era ministro, aveva fatto passare questa cosa qua, e quindi è stato rimosso il divieto. L'unico divieto che vige ancora, eventualmente, se uno affitta casa, lì il proprietario di casa ti può dire non voglio l'animale domestico perché è casa mia, io non voglio quello. Ma quello è un altro discorso. Il condominio non può mettere il divieto. Quanti cani possono portare a Trieste? Non lo so, e penso che anche costituzionalmente sia non possa essere vietato, perché comunque... Credo che il signor Bruno facesse una domanda a spanna. Sì, però diciamo anche... noi abbiamo 23.000 cani, non penso che si possa vietare a una persona di avere un cane. E, sulle responsabilità e su quello che dice lui, bisognerebbe che il proprietario sia prima lui da analizzare se può... Allora, diciamo che è come quando si decide, è ancora più facile per il cane, perché quando si decide di avere figli in una coppia, la coppia mette in conto tutte quelle che sono le responsabilità, i costi e tutto quello che comporta avere un figlio. Ogni tanto può capitare che arrivi il figlio, però sono casi rari. Per lo più uno decide. Lo stesso andrebbe fatto per il cane. Se uno sa qual è la sua vita, magari appunto... Ripeto, sono cani che possono stare tranquillamente anche 10 ore a casa da soli senza problemi, cani che soffrono stare 10 ore a casa, cani che invece di fare la passeggiatina intorno all'isolato hanno bisogno di correre, hanno bisogno di fare socializzazione, un determinato tipo di attività, e cani no. Anche il semplice fatto di avere in casa dei giochi o meno, certi cani può andare bene, certi cani no, certi cani ne hanno bisogno, certi cani no. Lavorare di testa, per esempio tu parlavi del pastore tedesco australiano, è un cane nato per fare la guardia, cioè per gestire i greggi di mucche, tra l'altro neanche correndo intorno come siamo abituati, ma stando in groppa. Quindi addirittura? Salta tra le groppe delle mucche. E allora capisci che quel cane lì, se tu me lo tieni in casa in via Picardi, non è un problema, perché se non me lo lasci sfogare, ti credo che quel cane dopo un po' impazzisce, oppure quando me lo lasci fuori dal balcone abbaia chiunque passa. È il suo lavoro quello, è stato selezionato per quello. Il suo lavoro. No, ma è stato selezionato per dire a chi si avvicina a quello che lui ritiene il suo greggio, il suo territorio, abbaiare e dire stai lontano da qua. Quindi è quello, il pastore maremmano, quando dice uno si è avvicinato a casa, se mette il braccio dentro glielo stacca, ma è stato selezionato per quello, perché se qualcuno andava a rompere scatole al suo gregge, doveva, in realtà poi è stato selezionato per andare contro gli animali
come anche cinghiali o lupi, quindi cioè, capisci che una mano di una persona per lui è niente rispetto a quello che deve contrastare in realtà per quello che è stato selezionato. Abbiamo ancora una telefonata, sì. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Signora, abbassi la televisione, se no... Va bene. Ok, prego. Fatto. Ok. Non problemi. Prego. L'altro venerdì è stato detto che c'è un signore che è un libero professionista e sta girando con un pastore tedesco. Io non metto in dubbio che quel giorno era alterato. Il pastore tedesco è nome mio, un cane adottato, e l'ho preso perché sono disabile al 100%, un cane sanissimo, equilibrato e tutto quanto, non mordace tutto quanto, gira senza guinzaglio perché è abituato a commessa che non mi tira, essendo disabile al 100%. Voglio le scuse in diretta perché il mio compagno non è tossico né alcolizzato. È successo quel giorno che abbia dovuto, o faccio state le scuse in diretta o vado per vie legali, però non si offendono le persone. Non, non adesso non ricordo, direi che non sono stati fatti i nomi. Non si ricorda, il pastore tedesco c'è e qua con me adesso in questo momento a casa perché mi ha dato fuori alle 7 di mattina. Beh, allora, non ricordo. È meglio non ricordare tante volte, ma vi vado per via legale perché non si offendono le persone. Il mio compagno è un libero professionista, se lo porta giù in città, lo porta giù in città perché io giù in città col cane. Non può andare. Non può andare. Allora, allora, al di là del fatto che portare il cane senza guinzaglio comunque non si può, a meno... Non il cane libera gira senza guinzaglio, ma sta al piede, è abituato a... No, ma guardi, da questo punto di vista non si può, cioè anche il mio cane mi sta al piede senza problemi, ma se c'è un vigile certo urbano che passa... Se quel giorno non l'abbia tenuto al guinzaglio posso capire tutto, perché so che c'erano problemi, il vigile urbano mi ha già fermato e tutto quanto. Ma... Il cane l'ho assicurato apposta perché come vede un bambino o vede una persona disabile li corre incontro perché è abituato con me e gli fa le coccole, perché un cane è fatto così, è nato così, è fatto così e io l'ho adottato e ha avuto una bruttissima storia, prima è un cane equilibrato. Sì, ma nessuno mette in dubbio l'equilibrio del cane. Però non può dire che il mio compagno, che certi personaggi non possono avere un cane perché bevono o siano tossici, non esiste. Ma non mi ricordo cosa è stato detto, ripeto, il fatto di avere il cane libero, allora, è un pericolo. Non perché l'ha detto. Com'è? Mi basta che mi chieda scusa perché l'ha detto e l'ho sentito bene purtroppo. Allora, io non conosco lei, non conosco il suo compagno, non so di con chi sto parlando. Ripeto, adesso ricordo, allora mi pare che c'è stata una telefonata in cui, okay. No, io ho detto questa cosa, ma una telefonata in cui una persona diceva che ha visto per lo più pitbull o cani che vengono identificati dalle persone come cani aggressivi, in realtà poi dopo sono anche cani buonissimi, e per lo più a persone con problemi di tossicodipendenza. Non o ha problemi. No. Beh, Spiego. E io avevo detto di aver visto in passato libero in via Carducci un cane libero con una persona. Questo è un problema, ma non, io non mi permetto di giudicare le persone, ma per il cane, ripeto, il guinzaglio non è uno strumento di tortura per il cane, ma uno strumento di controllo e di sicurezza che noi abbiamo. Certo, il cane, guardi, io conosco degli istruttori cinofili che fa il campione italiano di obedience, quindi cani che fanno le cose soltanto se glielo ordina il conduttore, che stanno al piede incollati ma per ore e ore, possono stare fermi, io gli dai resta. Nelle finali internazionali ci sono i cani che vengono messi sul resta, i conduttori escono fuori dallo stadio in pratica e il cane resta lì finché non gli viene detto di muoversi. Questi cani qua, nonostante siano dei campioni del mondo, quando vanno in giro devono avere il guinzaglio, fine. Cioè è una legge e lo prevede, come dire io non metto la cintura di sicurezza perché ho un problema. La cintura di sicurezza si mette, non è, se uno ha un problema non va in macchina, eventualmente si deve fare, ci sono altre soluzioni, ma
Questo è il punto, ripeto, sul guinzaglio. Che lo abbia lasciato un attimo senza che aveva le borse, l'abbia lasciato un attimo senza guinzaglio, non metto in dubbio, però il cane è sempre il guinzaglio alla pittorina. Comunque, ok, abbiamo chiarito, ecco che siamo arrivati anche alle 9. Ecco. Grazie allora ad Emanuele Sponti per essere stato con noi. Arrivederci alla prossima settimana anche a Sky. Certo, credo che infatti, venerdì prossimo ci sarà di nuovo Bernardo. Penso. Comunque, grazie davvero Emanuele. Dopo la pubblicità sarà con noi Davidiz e parleremo della storia di Trieste. Allora, eccoci pronti per questa seconda parte di Trieste in diretta. Siamo di Sveglia Trieste, abbiate pazienza. Siamo in compagnia di Davidiz che è tornata a trovarci. Grazie per essere venuta da noi. Con Davidiz continuiamo a raccontare la storia di Trieste. La facciamo certamente in modo, come dire, molto... Molto brillante, ecco, poco accademico, ma insomma, ciò non di meno, vale la pena continuare questo tipo di approccio con la nostra città, partendo, se vogliamo, no, da un periodo che, come posso dire, non viene alla mente dei triestini, nel senso, quando uno pensa al Settecento, pensa a Venezia, per tutta una serie di ragioni, sono le commedie di Goldoni, eccetera. Può pensare alla Francia, del Re Sole, la Rivoluzione Francese, eccetera. Non mi vedo, mettiamola così, non mi vedo a Trieste le donne con le crinoline, con gli uomini con la parrucca bianca, impomatati, eccetera. Non riesco a pensare al Settecento triestino, che in realtà è stato comunque importante. Perché secondo te non è così raccontato, non è così sviscerato? Ma perché il Settecento a Trieste equivaleva al 300 a Trieste, nel senso eravamo ancora chiusi nella vecchia città medievale, eravamo 5.000 persone, non pescatori, coltivavamo olio, vino, avevamo il miglior vino d'Europa, si può dire, e quindi non viene visto con quella teatralità che per le altre nazioni ci sono. Io penso che sia per questo. Comunque il Settecento, dobbiamo pensare che fino agli inizi dell'Ottocento, nonostante il Porto Franco, non era ancora quella meraviglia che sarebbe stata poi Trieste nell'Ottocento, perché per fare il Porto Franco, a parte che inizia diciamo nel 1719 la data fatidica, ma per fare un Porto Franco in una città che non aveva banchine, non aveva un porto, non aveva le strade di comunicazione con il retroterra, eccetera, 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 ci voleva 90, 80, 100 anni. Quindi è giusto dire che in ogni caso lo sviluppo di Trieste nell'Ottocento ha le basi proprio nel Settecento. Questo senz'altro, anzi un po' prima, perché sviluppo da quando l'imperatore del Sacro Romano Impero, Leopoldo I, è andato in giro a guardare i suoi possedimenti, che poi era imperatore del Sacro Romano Impero, ma ovviamente era anche arciduca d'Austria, ed è venuto a Trieste a 20 anni nel 1670, ed è stato quello che, diciamo, per primo si è reso conto che avere un porto franco a Trieste, dove nasce il mare, poteva l'Austria espandersi in tutto il mondo. E quindi venne, visitò la città, stette 3 giorni, era sicuro ai triestini che sarebbe senz'altro fatto qualcosa,
Però Leopoldo I era immerso nelle guerre con i turchi, nella guerra di secessione spagnola, eccetera, eccetera, e non si fece niente. E dopo? Dopo lui raccomandò, diciamo, al figlio Giuseppe I di fare qualcosa. Giuseppe I fece sì qualcosa. Chiese Triestini di mandargli un rapporto sullo stato della città in quel momento. Naturalmente Triestini, figuriamoci se ci sputiamo addosso oggi, figuriamoci, hanno scritto però una lettera di quelle da piangere. Anche lui penso che sia messo a piangere, ma non ha fatto niente. E poi abbiamo avuto appunto il periodo della guerra spagnola che con noi c'entra poco, ma c'entra nel fatto che il fratello di Giuseppe I, quindi il secondogenito di Leopoldo, la guerra spagnola, infatti, devo tornare all'indietro, è nata perché morto il re di Spagna, che era un terribile malaticcio, sciocco, metti tutto quello che vuoi, c'è stata questa grande rivalità tra il re Sole e Leopoldo per avere il trono di Spagna, quindi il re Sole voleva metterci un suo nipote e naturalmente un Asburgo, Leopoldo, voleva mettere il suo secondogenito e così fu. Il nostro Carlo VI divenne per 3 o 6 anni Carlo III di Spagna, poi Giuseppe morì e Carlo VI fece bene i suoi conti, disse sì, il trono di Spagna va bene, ma vabbè, essere imperatore del Sacro Romano Impero, avere l'Austria che è il mio paese natale, ma sì, vado a casa. E tornò a Trieste, ecco. E Carlo, allora, sì. Abbiamo una telefonata, sentiamo sì. Di che cosa si tratta, poi riprendiamo il filo. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Ah sì, volevo dire che Trieste oggi siamo peggio di quando stavamo peggio. Io purtroppo, guardi, non ho capito assolutamente nulla. Allora, io ho 80 anni, sono venuta a Trieste a lavorare a 15 anni. E trovavo lavoro dappertutto. La Trieste era bellissima, pulita, non c'era problemi né di lavoro niente. Da quando sono venuti tutta questa marmaglia. Ah, ho capito, ok, abbiamo capito. Va bene, perfetto. È chiaro quello che intende, ma insomma. Hanno rovinato. E poi adesso sono tutti che vogliono tutti la saccoccia piena. Ok, perfetto, va bene, è chiaro. Grazie signora. Sorvoliamo. E continuiamo invece sì. il nostro discorso. Ecco, nostro io volevo dire soltanto una cosa, anche se negli anni passati ovviamente eravamo cittadini austriaci, però adesso, e da parecchi anni direi, siamo cittadini italiani e quindi dobbiamo avere il massimo del rispetto per la nostra nazione, per la nostra bandiera, anche se possiamo essere veramente così interessati a tutto quello che era il nostro passato. Ma forse la cosa peggiore è stata che ci è stato negato questo passato nel sì. trasporto, ovviamente, e quindi le cose sono diventate più difficili. Comunque siamo sì. italiani e basta. Ecco, appunto. Non posso parlare dell'Italia dell'epoca perché ancora non c'era. Perché l'Italia. Avevo anche questo, che l'Italia in quel periodo poi. Era ancora una posizione geografica, diciamo. Era chi diceva Metternich, no? Se non mi sbaglio. Sì, 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 bravo. Era sì, appunto. Sì. E Maria Teresa quando entra in scena? E Maria Teresa è figlia di Carlo VI, quindi entra in scena nel 1740 e suo padre si era accorto subito che Maria Teresa era una veramente vispa in gamba, infatti addirittura emesse la pragmatica sanzione, qualcosa del genere che si chiamava, per far sì che Maria Teresa potesse accedere
all'arciducato d'Austria perlomeno, e lì ci fu invece un patatrac, perché quando lui morì, e naturalmente Maria Teresa non voleva farsi prendere l'arciducato, successe la guerra di secessione anche lì, e quindi ci furono molte guerre durante il tempo di Maria Teresa, però Maria Teresa portò, diciamo, avanti, portò quasi, non proprio a termine, ma quasi a termine, il lavoro di suo padre. Ecco, è curioso, no, se vogliamo, che se andiamo indietro e guardiamo ad alcune figure storiche, sì, anche che non hanno a che fare con la nostra zona, però le donne hanno avuto un'importanza, io penso per esempio, sì, alla regina Elisabetta I d'Inghilterra, sì, alla regina Vittoria d'Inghilterra, che poi successero ai loro predecessori, sì, in modo anche piuttosto non diretto, insomma, no? Perché Vittoria andò su perché, diciamo la verità, non c'erano altri, ma non nacque come regina, eccetera. Anche la regina, anche l'attuale regina d'Inghilterra, io reputo sia una delle figure più importanti. Chapeau, appunto. Diciamo. È curioso, secondo me non è mai sottolineato abbastanza, e mi sembra strano in un periodo come questo, l'importanza di queste figure femminili. Maria Teresa è uguale, se vogliamo, per quanto riguarda la politica più che la monarchia, penso per esempio, non so, Indira Gandhi, Golda Meir, la stessa Thatcher, cioè ci sono delle figure femminili di grande peso, di grande potenza. Era quello che avevano paura uomini di una volta. Per quello cosa facciamo? Mostriamo la nostra forza fisica e le donne stai a casa, guarda i fiori, no? Cosa del genere. No, ma c'è anche una cosa, che le grandi regine d'Inghilterra, l'imperatrice di Russia, lì potevano diventare regine, potevano ereditare, sì, il trono, potevano, è vero. Mentre invece l'Austria e i paesi tedeschi, no. No, non era possibile. C'è una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Prego. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo salutare innanzitutto, buongiorno a lei e a Elda. Grazie. Elda, sono Nuccia. Ah, buongiorno Nuccia. Mi fa tanto piacere rivederti dopo tanto tempo, visto che non ci si incontra più. Stamattina mi hai riportato i tempi delle 13 casate. Veramente una bellissima sorpresa oggi. Grazie. No? Ti vedo sempre in gamba. No? Okay. Comunque ti saluto, sei sempre in gamba con tutto e buona giornata e continua nel tuo lavoro. Grazie tante, ciao, tanti auguri anche a te. E anche tuo marito, ciao. Grazie. Ciao. Allora, grazie alla signora Nuccia, se ho capito. Sì, ho capito una bene. Carissima persona che faceva il medioevo con noi. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Ha ricordato l'esperienza delle 13 casate. Che cosa fu quell'esperienza? Ah, una cosa fantastica. Abbiamo incominciato così quasi per gioco, ma per gioco, pur essendo tutti quanti che ci interessavamo alla storia e al Medioevo. E diciamo che era una specie di gioco di ruolo, va? Beh, tanto sì, è un gioco di ruolo, diciamo, non è proprio, ma è. E allora ho detto, ma guarda, abbiamo tanta storia e i triestini non sanno niente. Poi mi dava un fastidio veramente fisico, che sentivo sempre dire a Trieste, cosa era, era niente, erano tutti pescatori, morti di fame, ma cosa mai? Noi eravamo una polis, eravamo una città diretta, diciamo, amministrata dai propri cittadini, ed era gente in gamba. Quindi poi immaginiamo che una Trieste piccola, una zanzara in confronto di Venezia, ebbe due grandi assedi, e in uno stette un anno, gli assedianti stettero un anno prima di prenderla per fame. Quindi ecco, Trieste è lì, è da lì che incomincio. Ho detto, no, facciamo sapere alla gente un po' come io parto sempre da
dall'opinione che alla gente è meglio mostrare le cose che parlare. Perché se io parlo del Medioevo, pensate subito agli abiti grigi, tutti morti di fame e così. Allora ho detto, mostriamoglielo. E mi sono tanto appassionata, che abbiamo fatto tantissimo, a parte le grandi manifestazioni a Trieste, ma siamo stati all'estero, siamo stati in Germania, in Austria, abbiamo fatto tutto. Perché è anche vero che altrove c'è più io lo chiamerei quasi il gusto della messa in scena del proprio passato, che forse nel nostro paese manca. Posso dire ancora che io ero preso in giro, io non mi dimenticherò mai, va bene, come la gente quando ci vedeva vestiti da medievali, insomma, invece, guardi, quando poi invece cominciavamo a fare la vera rievocazione, erano tutti a bocca aperta, i bambini, figuriamoci. Ma anche nell'ultima manifestazione che abbiamo fatto, grazie all'assessore Rossi, due anni fa, Bagor di Triestini, non abbiamo avuto nessuna pubblicità, insomma niente, c'era moltissima gente ed è stato un... Ed è curioso perché l'interesse in realtà poi c'è. Ma molte persone, sa, ci danno contro, non so perché. Le 13 casade davano molto fastidio. Mi par stranissimo comunque. Ecco, purtroppo è così. Allora è meglio parlare del 700. C'è una telefonata? Sì. Sentiamo, pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. E vorrei intervenire. Parla. Buongiorno. Prego. Sì, mi chiamo Pino. Vorrei anzitutto salutare la signora Aida Vidic, che ammiro profondamente per tutto quello che ha fatto per la città di Trieste, per divulgare la storia che nessuno ci ha mai insegnato a scuola, perché tutta la nostra storia faceva parte della storia dell'Austria. Ma noi dobbiamo sapere da cittadini di che cosa si tratta, come si è comportata la storia nei riguardi della città. Anzitutto la nostra storia di Trieste comincia presso poco nel 1943. Nel 1943 l'imperatore Lotario, erede di Carlo Magno, abbassi il televisore perché sennò c'è il ritorno. Andiamo ancora più indietro, bellissimo. Ho passato. L'imperatore Lotario ha dato al vescovo di Trieste il titolo di conte e gli ha dato anche una certa autonomia al vescovo di Trieste, con diritto di milizia e di giurisdizione per una periferia retrostante alla città, circa 3 miglia dell'epoca, affidate al vescovo conte di Trieste. Poi il vescovo, causa debiti, ha dovuto vendere il suo titolo e lo ha dato al Comune di Trieste. Il Comune di Trieste è stato sempre geloso della propria autonomia, ma ha avuto sempre come avversaria inesorabile, incredibile, Venezia, perché Venezia considerava il mare sua proprietà. Tralasciando tutte le guerre e le battaglie e le diatribe con Venezia, a un certo punto Trieste, soffocata da Venezia, si è rivolta all'arciduca Leopoldo III dell'Austria e ha dato consegnata Leopoldo, sì. A condizione di mantenere i propri diritti comunali, i propri statuti, e è stato accettato dall'arciduca Leopoldo III. Okay. Da quell'epoca, da quella volta, è cominciata la vicinanza, perché Trieste è diventata città immediata dell'impero, e vicinanza con l'Austria. Vicinanza che era per un lungo periodo è stata quasi formale, perché Trieste era sempre in lotta con Venezia, che l'ha persino assediata nel 1400. Comunque le date fondamentali sono avvenute nel 1700,
1719, che la signora ha già citato prima, con la, okay, con la dichiarazione del Porto Franco ad opera di Carlo VI. Perfetto. Da allora i triestini non sanno niente. Ah, okay. Tutto quello che è succeduto sembra, insomma, una cosa, una storia clandestina quasi. Adesso vediamo anche di approfondire. Ha insegnato a noi la storia d'Italia. Vediamo di approfondire anche questo. Grazie per questa piccola, per questi accenni, insomma. Il rapporto di Trieste con l'Austria. Sì. Posso solo ringraziare il signore, dirle bravissimo, grazie per le sue parole, ma grazie infatti per aver esposto così bene la nostra storia in poche parole, bravo. Però c'è questo, no? Ed è qui che c'è lo scollamento di cui dicevamo prima. Gente che sa le cose, gente che sì, le conosce, perché è logico che questo telespettatore non è che ha preso Wikipedia adesso, e quindi no, è una persona che però sa. Ha letto tutti i miei libri, non scherzavo. Però rimane questa, rimane soprattutto nelle generazioni forse più recenti, nelle nuove generazioni, questa sorta di poca conoscenza. Sì. Ma perché secondo te? Noi ci diamo del tuo adesso, prima sì, e Davidis mi dava del lei, ma perché... Ah, ti davo del lei, non mi sono neanche sì, accorto. No, ma specificavo perché la gente magari sentiva io che sì, ti davo del tuo e tu che non è... No, è no, che insomma qui saltano un pochettino gli sì, schemi, insomma, no? E anche la scuola probabilmente che non riesce a insegnare la storia in un determinato modo. Allora ti dico questo, io nonostante il virus sono andata sia nelle scuole sia ho parlato con i ragazzi tramite internet. Allora, nella prima scuola ho parlato sì del Settecento, ma tutto l'arco degli imperatori del Sacro Romano Impero fino all'ultimo imperatore. E quando è venuta la figura di Francesco Giuseppe, naturalmente in classe con me c'era la professoressa, bravissima anche lei, quindi e la professoressa ha detto ai ragazzi, sapete chi è questo? Beh, guarda, era una classe fantastica di ragazzi interessati, che facevano domande e tutto. Nessuno sapeva chi fosse quella figura. Non hanno manco risposto il marito di Sissi, che qualcuno potrebbe sì, supporre. E no, perché i film su Sissi con la Schneider, con la Romy Schneider, sono più antichi, diciamo, quelli non li hanno visti, non li hanno di sicuro. Visti, non li hanno ecco, visti. Però, peggio ancora, quando ho parlato di Massimiliano, il mio poi, adorato Massimiliano, su questo... a ragazzi sempre delle scuole medie, non sapevano neppure chi fosse Massimiliano. E questo è incredibile. È incredibile, perché dico, mamma e papà, ti avrà portato qualche volta a Miramare per una passeggiata? Beh, non sapevano neppure questo. Questo è preoccupante. Chiamo la telefonata, chiedo a chi è in linea di essere breve perché abbiamo la pubblicità delle 9.30. Poi... buongiorno, qua c'è Gianni. Buongiorno Gianni. Io sarò breve, ma ho aspettato abbastanza perché volevo parlare con la signora. Posso aspettare che passi la pubblicità? Guardi, poi c'è il collegamento con Sarti del Piccolo, credo. Sì, per cui... aspetta, perché... Se è possibile sempre. Io non so se è possibile dal punto di regia, è possibile? Cioè possiamo... dovrà aspettare 10 minuti, un quarto d'ora però. No, aspetta, perché se così raro è trovare una signora così che conta della nostra città, e mica un'infarinatura, però comincio con i vescovi che ha da alla città, non so chi è che... non so se è Carlo Magno o quell'altro, e dopo si andrà avanti. Dopo allora facciamo così. Sì. Rimanga in linea, c'è la pubblicità, poi resti con noi, diciamo bello, così, sì, e vediamo anche quando sarà pronto Sarti, così magari prima che il collegamento si perfezioni, se c'è qualche attimo parliamo con lei, va bon? Sarti lo vedo già, per cui allora andiamo in pubblicità, poi ci colleghiamo con Giampaolo, ma lei resta in linea. Allora rientriamo in studio, però ci colleghiamo con Giampaolo Sarti del Piccolo, che è in collegamento a sua volta dal Tribunale d'Esumo, no Giampaolo?
Esattamente, mi sentite? Perfetto Giampaolo, ci sentiamo perfettamente, anche l'inquadratura è ottima. Allora, Beh, mi è appena arrivato un messaggio dal direttore Monastier, mi ha ammonito perché non ho la cravatta. Cosa gli rispondiamo? Che ha ragione. Vabbè, che conoscendo le cravatte che hai è meglio che non le indossi. Per la tua com'è oggi? Vabbè, sì, dai. La mia delle sedie, sono le riproduzioni delle sedie disegnate da Van Gogh. Qui vedi? Allora, buongiorno a tutti, eccoci qua. Giampaolo, senti, perché sei in tribunale? Allora, oggi è la seconda puntata, se così possiamo dire, del processo che riguarda Don Paolo Piccoli. Chi è Don Paolo Piccoli e quale sacerdote che è finito appunto a processo in questi anni per l'omicidio di Don Giuseppe Rocco, l'anziano sacerdote che il 25 aprile 2014 è stato ucciso nella sua camera da letto in seminario. Un caso clamoroso, anche di portata nazionale, insomma. Il sacerdote Don Paolo Piccoli, che era ospite in quella struttura all'epoca, lo ricorderete, è stato indagato perché tracce del suo sangue furono rinvenute all'epoca sul suo letto. È stato condannato Don Paolo Piccoli, attenzione, già in primo grado, si è preso 21 anni e 6 mesi di carcere. Oggi c'è la seconda puntata, la seconda udienza del processo di appello, che potrebbe confermare o rivedere la sentenza di condanna di primo grado. Quindi è imminente, anzi è già iniziato, sono le 9:35, il processo inizia alle 9:30, tra un po' andrò dentro. Quindi abbiamo preferito oggi fare questo collegamento direttamente da qua. Infatti ti ringrazio anche perché io sono un po' sempre... di confusione intorno a me, mi avvicino, scusate se vedete il mio faccione magari un gigante, però se no non vi sento. Ok, senti Giampaolo, è stato un fatto di cronaca, tu dicevi che ebbe anche una notevole risonanza a livello nazionale, non fosse altro perché sono coinvolti due sacerdoti, c'è da dire anche questo, insomma, no? Sì, al di là delle battute che poi si sono fatte a posteriori, dopo superato il discorso del dramma, strozzapreti e quant'altro, adesso siamo veramente seri, perché è stato un caso drammatico, ma è stato molto importante poi quello che è successo anche dal punto di vista investigativo, perché attenzione, inizialmente si pensava a un anziano sacerdote di 94 anni che poteva essere morto nella sua stanza a letto, anche perché aveva problemi effettivamente di respirazione, talvolta si portava le mani al collo, ricorderai Umberto, no? Sì. Solo che poi cosa accadde? Che stranamente sparì una collannina e la perpetua, la signora che assisteva Don Giuseppe Rocco, che peraltro è il mio sacerdote della prima comunione nella chiesa di Santa Teresa, lo ricordo bene, si accorse di questa mancanza della collanina. Quindi in qualche modo si innescò un sospetto. Iniziarono delle indagini, arrivarono poi i RIS di Parma e scoprirono le tracce di sangue di Don Paolo Piccoli sul letto della vittima. Sangue che probabilmente si è staccato da un problema che lui aveva alla pelle, quindi lui, se è vera l'ipotesi accusatoria, avrebbe appoggiato le mani sui sacerdoti e quindi sulle lenzuola, rilasciando queste piccole escoriazioni, piccoli puntini di sangue, e così sono risaliti a lui. È un caso pazzesco appunto perché è nato in seno alla chiesa tra sacerdoti. Attenzione però a questo passaggio, si gioca sul quale si sta giocando il processo di appello. La difesa di Don Paolo Piccoli sostiene che la rottura di un osso interno, che appunto potrebbe aver causato la morte dell'anziano sacerdote in seguito a uno strangolamento e a un soffocamento, perché di questo stiamo parlando, Don Giuseppe Rocco, secondo gli investigatori, secondo le perizie dei medici legali, è stato strozzato e poi soffocato, ma secondo la difesa in realtà la rottura di questo osso che si trova all'interno della cavità faringea sarebbe stato causato da un'errata autopsia, cioè il medico legale, prelevando la struttura, ecco, io non sono un medico, però la parte faringea della gola, avrebbe rotto questo osso iodio e quindi avrebbe causato la morte, che quindi avrebbe comportato questa frattura. In realtà l'accusa sostiene esattamente il contrario, che il sacerdote è morto per strozzamento. Ma attenzione al passaggio di carattere di giurisprudenza avvenuto proprio nella prima udienza,
il giudice ha rifiutato questa perizia della difesa. Quindi la strategia su cui si fondava la difesa di Don Paolo Piccolo è già venuta a cadere alla prima udienza. Loro dicevano, non è morto per uno strangolamento, quell'osso rotto che vedete si è rotto perché il medico legale, quando ha fatto l'autopsia, l'ha rotto. E questo succede statisticamente in altre autopsie, secondo appunto la difesa. Ma questa perizia, questa posizione non è stata nemmeno accolta durante il processo. È curioso, insomma, anche è abbastanza clamoroso. Sì, sì. Anche questi risvolti, diciamo, processuali sono sempre, uso un termine che non è proprio bellissimo, ma sono sempre anche affascinanti. Sotto certi punti di vista. Diciamo che è tolta un po' la disgrazia, nel senso che poi passano i mesi e facciamo un'azione. Perché purtroppo accadono anche questi casi di nera. E poi quando vai dentro e cerchi anche di capire il movente, perché? Perché Don Paolo Piccoli avrebbe, ed è lecito in questo caso usare il condizionale, perché fino a prova contraria Don Paolo Piccoli è innocente fin tanto che la sentenza non passa in giudicato, perché avrebbe fatto questo? Qual è il movente? Secondo le indagini, Don Paolo Piccoli era un cleptomane, cioè rubava le statuette religiose, piccole cosucce per carità, sì, e quindi entrava nelle stanze, prendeva, effettivamente qualcosa gli è stato anche trovato, no? Si presume che magari questa collanina possa essere sparita in questi termini. Tra l'altro, non rivelo segreti personali perché è emerso anche a processo, Don Paolo Piccolo è una persona che soffriva anche di gravi problemi di alcolismo, insomma era stato veramente, ecco, usiamo un termine appropriato, una croce per il seminario gestire la sua presenza. Lui cosa sostiene? Ecco, se abbiamo un attimo di tempo vi dico anche come lui giustifica queste sue gocce di sangue, queste escoriazioni. Lui sostiene che quando è stata trovata poi la salma morta appunto dell'anziano sacerdote, si è fatta l'estrema unzione, no? E lui era il prete che era presente nella struttura, quindi è stato chiamato lui a fare l'estrema unzione. Lui sostiene che queste goccioline, queste escoriazioni si sono staccate dal suo braccio mentre faceva la benedizione, quando si è appoggiato al letto per inginocchiarsi. Nessuno gli ha creduto, infatti è stato condannato. Allora, Giampaolo, diamo anche uno sguardo veloce, perché ti lascio subito a seguire l'udienza. L'abbiamo già vista prima, ma comunque mi pare che l'edizione del Piccolo di oggi molto si dedica, con due pagine quasi centrali e anche un'altra pagina che riguarda il Green Pass, eccetera, a questioni che hanno a che fare ancora con i vaccini e con la pandemia, anche per dar conto di questa sorta di, verrebbe da dire quasi di scollamento, no? Se vogliamo. Ieri Riccardi ha detto, guardate che in Friuli Venezia Giulia ci si vaccina meno di quanto si pensava, e addirittura dico, ci sono 2.000 posti, ma adesso credo che forse saranno un po' di meno, 2.000 posti da riempire, quindi Chi avanzano, eccetera. Ed è curioso, perché io penso che fino a un mese fa nessuno avrebbe pensato una cosa di questo genere. Sì, veramente arriviamo quasi al paradosso. Speriamo di non arrivare a quello che, come vedete in prima pagina, sta accadendo in Serbia, a Belgrado, dove addirittura regalano i buoni, no? I buoni regalo lì nel centro commerciale del 25 euro per chi si vaccina. Ecco, spero che non arriveremo a tanto. Ma come dicevi tu, il discorso centrale è proprio quello dei vaccini. I dati ci dicono che ormai quasi un quarto della popolazione di Venezia Giulia è vaccinata. Tanto, poco, lenti o veloci? Vabbè, questa è la situazione. Intanto un quarto è vaccinato, si è fatto almeno la prima dose del vaccino, circa il 12% si è fatto anche la seconda dose del vaccino. Quindi la strada per toglierci questo flagello, evidentemente, non lo dico io, ma lo dicono gli esperti, che se ne pensi in giro, quella del vaccino. Il paradosso, ne avanzano addirittura 2.000. Cosa dice il governo? Dal lunedì, questa è la strada del governo, attenzione, quella del governo, e di aprire agli over 50. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fediga, dice: a cavallo tra maggio e giugno inizieremo ad aprire a tutti, ok? Quindi non solo alle categorie protette, agli anziani e via dicendo, gradatamente alle fasce popolazioni che hanno più bisogno, a tutti. Questa è la grande novità.
Potremmo vedere come... Ah, sì, se abbiamo un attimo di tempo, sì. Io mi soffermerei, mi sono segnato a pagina 7, se riesci come magari no. A inquadrare, c'è un articoletto interessante che ha fatto il collega Andrea Pierini. Sì, abbiamo parlato prima... ne hai parlato. Quella di Confalonieri. Sì, esatto, perché ecco, se la cartina di tornasole in qualche modo è l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva o semi-intensiva, ecco, finalmente abbiamo un dato confortante. Cioè che se fino ad aprile i posti letto in terapia semi-intensiva erano tutti pieni, cioè tutti i 26 posti erano pieni, ora abbiamo solo, tra virgolette, 7. Questo ci fa ben sperare, perché è lì, è da lì che si capisce come stiamo andando avanti e a che livello è l'emergenza. Sì, poi un dato velocissimo sul numero di contagi, mi sono segnato 80, ecco, stiamo andando verso la diminuzione. Giampaolo, io ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre piacevolissimo chiacchierare assieme, anche perché visto che non hai perso niente del tuo spirito, e questo mi fa piacere. Buon lavoro Giampaolo. Tagli abbiamo fatto. Come? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Giampaolo, grazie tante a Giampaolo Sarti del Piccolo, buon lavoro a lui e a tutti i colleghi del Piccolo e anche agli altri colleghi della stampa. Allora, questo caso, se vogliamo, no, Davidiz, questo delitto, sì, fosse accaduto anni fa, probabilmente avrebbe dato vita a, non so, canzoni, ballate, eccetera. Adesso è brutto dirlo, ma ogni tanto queste cose capitano, no, in, sì, città. Nel senso di fare... No, dico questi avvenimenti che per un motivo o per l'altro catalizzano l'attenzione anche morbosa, sì, se vogliamo, dell'opinione, sì, pubblica. Sì. Beh, sa, nel seminario che muoia assassinato proprio un prete, e poi che si incolpi il... E beh, casomai farò una ballata io. Portare una ballata. Allora... Ma non sono portata per queste cose. Però abbiamo con noi il nostro telespettatore, oh, sì, che è rimasto sì, in attesa. Buongiorno allora. Pronto, buongiorno. Eccoci. Padre Gianni. Buongiorno Gianni. Un saluto a lei dottore, un saluto carissimo la signora, perché sei innamorata di Trieste, della storia di Trieste, come che cosa mi, ma anche altri triestini, solo che secca sfogliare le pagine. C'è una specie di pigrizia. Con lei ho parlato circa 2 anni fa, se non sbaglio, di Ranfo, ma saltando e arrivando alle saline, alle 7 saline che si sta costruito sopra la città, nel 1736 era stato già approvato il progetto, però il progetto originale era quel dei 9 canali e con tutte le altre robe tutte belle disegnate, ma dopo morto Carlo VI, Maria Teresa si era trovata povera a combattere con tanti delori, tutti che ha dichiarato guerra, la Spagna, la Francia, tutti che ha dichiarato guerra, ma per fortuna una donna forte, formidabile, e con l'aiuto degli altri, logicamente, se non sbaglio gli ungheresi, i polacchi, la si arriva a venire fuori. E l'ha fatto questa nostra della città, che prima era un distretto camerale che non voleva dare alla città, ma dopo è la HKP e l'ha data alla città. Trieste è piena di questi episodi, e bisogna ringraziare proprio l'Austria, perché c'è stata la volontà sovrana a voler fare questa città, non perché era l'acqua o non era l'acqua, c'è stata una volontà di loro, ecco, perché Venezia, se si tornava indrio, ne ha sempre bastonato. Venezia dal 1508, se non sbaglio, o 9, dopo che doveva fare la guerra con Ghirida o qualcosa del genere, è andata via. E di quella volta Venezia non racconta più a Trieste. Però nel 1368, quando che si venì qua per via di un fatto de mar che gli diceva che noi fimo contrabbando perché voleva comandare su tutti, è sta morto, se non sbaglio, un capitano, e Venezia
sfogato, forte come che lei era, la si veniva a Trieste e la si sta 12 anni qua. No, okay. La storia di Trieste è questa. Dopo, per fortuna, un'altra volta ne ha aiutati Colomini, che comunque si stava morendo di fame anche con lui. E dopo, per fortuna, insomma, se gare fa. Okay. Adesso mi so che noio e vado avanti, no? Ma mi parlassi tutto il tempo con lei. Ma un giorno... Della Decia Trieste. Un giorno dobbiamo... I costumi. Però vi domando solo queste due robe, volessi domandarle. A Trieste era un'usanza che i contratti di compravendita o di affitto gli era un giorno solo all'anno. Sì. Lei la si ricorda questo? Sì, sì. Doveva essere agosto 22, quelle robe là circa. Sì. Perché non mi ricordo più. E dopo un'altra volta, una roba che non arrivo a capire di Piazza Grande, quando il nobile fa un disegno, e fa questo disegno e metti le due cese come separate con due rosoni, e mino sfogliando libri e tutto, mi non ho mai capito niente là. O c'è una sua idea che gli ha fatto queste due cese nella chiesa di San Pietro? Sì, di San Pietro, sì, la garagione, 1368, e quell'altra del 606 o sì. 8, no? E si sta messa accanto. Ecco, perché la chiesa di San Pietro era quella più piccia, si sta messa accanto a quella di San Rocco, perché era la peste e tutte quelle robe che inutile che parlo, perché tutti sa queste robe. Dopo, quando si sta tirata via nel 1822 la chiesa di San Pietro, perché quella si sta tirata via, si resta quella di San Rocco col nome di San Pietro. Ecco, questo volevo dirvi. Okay. E là mi trovo un momento in confusione, però credo di aver usato troppo il telefono prima che il dottor Bausazzi, che c'è tanto cocco, che è tanto buono, e mi dici basta con queste monade. No, qualcosa ho trovato. Vi ringrazio. Grazie Gianni. E se non sbaglio, signora, le ha scritto un libro sulle mura. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, ha ragione, sì. No? Questa storia. No, ha ragione, ma infatti il giorno che neanche, lo so benissimo, ma non mi ricordo, cioè non è... So benissimo il fatto, ma non mi ricordo neanche io il giorno. Tutta la città era in movimento, perché si vedevano tutti quanti con questi caretti, con delle masserizie, passare da un posto all'altro, perché l'affitto terminava proprio dal fatto delle case. Sì, 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 sì. No? Sì, che probabilmente non pagavano l'affitto, poi dove erano, chissà, c'era molta miseria anche. Allora abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto. Prego. Good morning, Loriano. Buongiorno, allora, Ferfoglia. Francesco Ferfoglia, da Scala Santa. Ascolto la EDAP in quanto fa parte del CADIT. Sì. Io faccio parte con orgoglio del CADIT, in quanto sento nei riferimenti storici una parte della storia della mia famiglia. Voglio ricordare in questa occasione un anno particolare nel quale abbiamo avuto a Trieste, nell'attualità, la Donata degli Alpini, però anche alla ricorrenza 1754, la fondazione, 250 anni della fondazione dell'Istituto Nautico. Sì. Che auspice Maria Teresa d'Austria, è stato fondato e realizzato a Trieste, si chiamava Accademia Nautica e di Commercio, e per 250 anni ha sfornato capitani, costruttori e macchinisti che hanno portato il nome di Trieste in tutto il mondo. Se io dovessi chiedere a qualcuno di Trieste, di triestini, se conosce la storia del nautico, probabilmente non saprebbe niente. Non saprebbe niente, perché i triestini sono fatti anche così, purtroppo. La Lidiz,
sul cooker qualche volta, lo ricorderà, perché ad un certo momento certi riferimenti sono fondamentali per ricordarci chi siamo, perché ricordiamoci che Maria Teresa, quando dette l'incarico a fare il logo, no, dei preti, dalle frate dei gesuiti, per la costituzione dell'Istituto Nautico, creò un istituto nautico secondo in Europa come realtà e primo nel territorio come insegnamento della lingua italiana negli istituti superiori del territorio. Quindi ha un riferimento storico, culturale, perché se la Dalmazia ha nel proprio DNA Niccolò Tommaseo e padre di Moise, noi abbiamo da parte nostra tantissime situazioni che oggi non ricorderò, ma che ci deve rendere orgogliosi della nostra realtà e della nostra crescita. Ok, grazie Ferfoglia, buona giornata. Allora, buongiorno. Allora, abbiamo ancora 5 minuti, parliamo di Massimiliano d'Asburgo. Parliamo di Massimiliano. Mi piace prendermi in giro. Perché... No, in realtà, chiariamo un dato, no? Sì. Fu una persona molto più, come, diciamo che è sottovalutata, sì. O comunque, virgolette, disegnata male, no? Nel sì. senso, lo si vede soltanto come il fratello minore di Francesco Giuseppe, al limite il marito di Carlotta, l'imperatore del Messico, eccetera. In realtà era una persona molto più avanti politicamente e anche sì, intellettualmente. Sì, lui era un liberale. E l'ha detto subito, quando gli hanno offerto la corona, lui ha detto va bene, l'accetto, ma a parte il fatto che voleva essere accettato da tutta la il plebiscito di tutta la cittadinanza, l'ha detto subito anche chi gli porgeva la corona, guardate che io comunque, se prendo questo impegno, sarò sempre un liberale. E così infatti lui ha portato avanti certe cose che già Juarez aveva incominciato, poi ne ha fatte anche di migliori, perché Massimiliano è molto più conosciuto all'estero che non qui a Trieste. Infatti io ho scritto 3-4 libri, cose, poi il famoso Massimiliano della, che aveva anche musical. Trasmesso un paio di settimane fa. Non lo so perché noi triestini ci sputiamo addosso. Non so perché, abbiamo questo carattere. Sì. Si pensi anche che fra noi e Venezia, tornando ai tempi andati, noi non avevamo tanto bisogno del mare perché lavoravamo più con l'entroterra. Ho capito. Ci poteva servire il mare, facevamo anche qualche atto di pirataggio anche noi, però e Venezia, che era così grande, noi ci mettevamo in testa che potevamo combattere anche con Venezia. Siamo testardi a volte sulle cose e molte volte, anche troppe, siamo contro noi stessi. Miramare che cosa è stato? In che senso? Il castello di Miramare. No, Miramare. Per carità, non offenda il povero Massimiliano che l'ha scritto anche sulla pietra in grande, ho fatto questo castello di Miramare. Ecco. E dalla sua segreteria era partito al comune di Trieste proprio una lettera che lui non voleva sentire parlare di Miramare dato che il suo castello si chiamava Miramare. Ah, boh, allora adesso sappiamo che dobbiamo dire Miramare. Miramare, e che non è triestino. Ma che è spagnolo. Ma che cos'era quella volta, diciamo così? A Miramare? Sì, no, era vista come, intendo l'edificazione del castello, era vista come la stravaganza, come venne giudicato all'epoca? No, non credo, perché tutti gli Asburgo si costruivano castelli. Non era già dall'epoca passata, una tappeta di tradizione. Era una specie di cosa, voglio farmi la mia casa personale.
Erano tutti, così come molte altre cose, che Massimiliano il Mare, ma prima di lui c'era stato un ammiraglio, anche arciduca d'Austria, morto giovanissimo, e che era stato bravo, solo che Massimiliano ha cambiato completamente la marina austriaca, e tanto che proprio l'Italia se l'è presa lissa è un personaggio che dovrebbe essere... Ma era grande nel suo piccolo, perché anche lui aveva le sue magagne, i suoi tentennamenti, e quello un po' l'hanno rovinato, perché lui doveva scappare via con le due navi che gli aveva mandato il fratello a Veracruz perché si salvasse. E invece, poi sappiamo, e invece anche... lui ha voluto restare con i suoi soldati. E poi bisognerebbe guardare anche il ruolo di Napoleone III in quella vicenda, che forse... Beh, ecco, quello che a lei non è piaciuto, l'ho fatto apposta, ridicolizzandolo proprio, ecco. Però non si è capito, mi dispiace. Allora io ringrazio Eda Vidis per essere stata con noi, magari più avanti, se capita, torniamo a risentirci per parlare di queste spigolature cittadine. Allora, oggi è venerdì, vi ricordo che c'è l'appuntamento con Ring questa sera alle ore 21. Non so ancora quali sono gli ospiti, ma insomma poi ve li comunicheremo sicuramente nel corso del telegiornale delle 13:20. Vi ricordo anche, oggi è un appuntamento un po' speciale, quello con Trieste in diretta, perché approfitteremo di tutta la durata della trasmissione per presentare il nuovo volume della collana di storia dell'arte della Fondazione CR Trieste, che è dedicata alla figura di Augusto, o August come in realtà non senza una ragione il volume si chiama, Cergoli. Quindi ci vediamo alle 17:30. Grazie ancora ad Eda Vidis, grazie ancora ad Emanuele Esposito, grazie ai telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.